sognato di isolare con te quel palazzo di talenti. Mi hai detto sei cambiato, non vedo tanta colla sui pannelli. La tua paura cos'è? I prezzi sono aumentati, sai, il superbonus non è la via di fuga dal mondo. Dai, non scappare da qui, devi asseverar lunedì. Io ci ho dei crediti e son pieno di debiti. Devo ristrutturare ma corro sempre, perché devo finire tutto a settembre. Ti pagherò quando andrai via, non ti direi mai una bugia. Devo ristrutturare ma corro sempre, perché poi c'è dei crediti, crediti, crediti. Un po' delle stecche sul brano di Mahmood e Blanco, ma rendere idea della situazione del super bonus e di chi si è avventurato su questo percorso, perché le notizie di oggi sono piuttosto allarmanti. Il governo ha bloccato il super bonus, praticamente impedendo d'ora in poi la cessione dei crediti e lo sconto, e quindi le imprese dicono c'è il rischio tracollo. Partiamo da qui, poi ovviamente andremo su tanti altri argomenti in seguito, seguendo i vostri commenti, i vostri sms, i vostri whatsapp. Intanto vi presento gli ospiti di questa puntata. Pamela Cesario Greggio, modella, buonasera, parleremo buonasera. Di fotografia, di calendari, anche con Amerigo Vianello, fotografo, buonasera Vianello. Buonasera. Buonasera, l'avvocato Alessio Morosin, bentornato avvocato. Grazie direttore, buonasera a tutti. Grazie molte, fondatore di Indipendenza Veneta. Gianangelo Boff, deputato della Lega e sindaco di Tarso. Buonasera, buonasera onorevole, a tutti. Grazie molte. L'economista Francesco Pontelli. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie, contiamo sul suo aiuto per capirci qualcosa. E per i pescatori di pace, Lorenzo Damiano. Buonasera. Salve, Damiano. Grazie direttore. Dovremmo essere collegati, ecco le vedo, con Barbara Guidolin, senatrice del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Buonasera a tutti. Grazie. E Anna Maria Bigon del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera, buonasera, grazie per l'invito. Buonasera in Consiglio a tutti. Regionale del Veneto. Allora, professor Pontelli, ci aiuta a capire un po' come è nata questa storia del super bonus e cosa sta succedendo. Abbiamo titolato Siluro, stop totale a sconto in fattura e cessione del credito, appunto allarme imprese, rischio tracollo, praticamente è il nostro stesso titolo. Ma situazione un po' complessa, diciamo, a parte esprimere un giudizio su questo tipo di manovra che è stata varata poche ore fa, per cui bisognerebbe aspettare un po', perché sembrerebbe da quello che è stato anticipato che non riguardi i lavori già in corso, per cui riguarderà quelli successivi. Quelli d'ora in poi. Diciamo. È evidente che però esiste due tipi di problemi. Uno, una legge che è stata scritta con un'ignoranza abissale che ha portato anche a delle truffe epocali che sono state definite da Draghi la più grande truffa, visto che si fa sempre riferimento a Draghi, la più grande truffa del terzo millennio. Per cui è evidente che la responsabilità andrebbe attribuita tanto al governo Conte quanto al ministro dell'economia allora, che è il sindaco di Roma attualmente. In secondo luogo, questo tipo di scelta del governo ha due problematiche. Il primo, che appunto non si riesce a capire la fine che faranno quei crediti incagliati che sono depositati, che non vengono comprati più dalle banche. Era stata comprata una parte per esempio dalla regione Piemonte per quanto riguarda determinate aziende, però queste aziende sono in crisi terribile di liquidità, non riescono a pagare neppure gli stipendi, non possono andare avanti, alcuni si sono già fermati, hanno lasciato gli stessi proprietari delle case a metà del lavoro, magari senza le finestre, tanto per dirne una. Per cui è tutto da vedere, senza l'infissione, quindi è tutto da vedere. Una cosa è certa, il danno reputazionale per l'intero paese è inestimabile, perché un paese serio scrive delle leggi seriamente scritte da persone competenti, e quindi non certo né dall'attuale sindaco di Roma né dall'ex presidente Mario Conte, ma di certo non le cambia in corso d'opera.
perché un investitore pretende, è la prima regola fondamentale di un investimento, la tranquillità normativa, soprattutto in materia fiscale. Se io so che ho un regime fiscale di un certo tipo, faccio un investimento, rientrerò in 3, 5, 10 anni, sono affari di chi investe, perché so che la normativa fiscale rimane così stabile per questi anni. Nel momento in cui a metà dell'investimento mi trovo con un cambio di regime fiscale e mi viene tolta una possibilità, io automaticamente perdo in credibilità e automaticamente il paese viene declassato. C'è un declassamento reputazionale del paese legato ad una scelta che probabilmente, io non credo, ma comunque probabilmente viene considerata assolutamente inevitabile, perché a monte c'è stato l'errore precedente. Però è evidente che per tutto il paese sarebbe ora tempo che si cominciasse a valutare anche il danno reputazionale per gli investimenti esteri, perché se no noi diventiamo veramente l'Argentina dell'Europa, lo siamo già, ma lo diventiamo ancora di più, perché in nessuna parte del mondo si cambiano le regole relativamente ad un'operazione fiscale di questa entità. Poi tra l'altro non stiamo parlando di un settore o soprattutto di volumi così bassi, stiamo parlando di volumi importanti che interessano 40-50 mila aziende con relativi dipendenti, per cui già il fatto di pensare di cambiare le regole per noi è un danno inestimabile. E c'era già preoccupazione l'estate scorsa, perché gli imprenditori temevano il blocco della cessione dei crediti, e in ogni caso, al di là delle decisioni del governo, il blocco di fatto c'era già stato in molte circostanze. Vediamo la testimonianza di un imprenditore l'estate scorsa. Vediamo. I crediti non si sono sbloccati, non si stanno sbloccando. Probabilmente ci vorrà del tempo, però il tempo per le aziende è vitale, quindi se non presto e velocemente non si risolve la situazione, sì, gli uomini devono stare a casa purtroppo, e quindi le aziende si fermano. Superbonus 110%, il blocco della cessione dei crediti per esaurimento dei fondi sta creando enormi difficoltà alle imprese del settore, come non poche preoccupazioni alle famiglie che hanno intrapreso quella che si è rivelata una corsa ad ostacoli per la riqualificazione energetica della propria abitazione. Nella sola provincia di Treviso, secondo una stima di Confartigianato, le imprese dell'edilizia vantano crediti per circa 75 milioni di euro. Anche qui da noi abbiamo molte aziende in fase critica, e qualcuna cerca di fare fronte con le proprie sostanze a questa situazione, però è molto difficile. I crediti non si sono sbloccati, non si stanno sbloccando. Probabilmente ci vorrà del tempo, però il tempo per le aziende è vitale. Il settore chiede al governo un rapido intervento per sbloccare il mercato dei crediti, consentendo le cessioni per chi ha fatto o sta facendo i lavori, altrimenti sono a rischio fallimento migliaia di imprese, mentre altrettante famiglie rischiano di restare in mezzo al guado. Poi si era scesi dal 110 al 90%. Avvocato, qual è la ratio di un provvedimento di questo genere? Cosa ne pensa? Lei ha detto la parola giusta. Ogni legge, quando nasce, dovrebbe essere ispirata da un obiettivo e soprattutto essere costruita con una ratio, cioè con una razionalità, con un senso anche logico di prospettiva, di immediatezza e di prospettiva. Qui mancano, come diceva chi mi ha preceduto con maggior competenza, manca il senso della responsabilità del legislatore. Cioè abbiamo, in altre circostanze l'abbiamo detto, ma non per essere così sempre all'attacco, a criticare, ma un dato di fatto, abbiamo a che fare con uno Stato sleale. E se non è sleale è peggio. Io ho partecipato sabato scorso a un incontro ad alto livello di dove c'erano anche delle testimonianze di imprenditori. Uno di questi diceva, e posso anche dire il nome perché è un imprenditore veneto importantissimo, si chiama Roberto Brazzale, dice: sì, vorrei sapere quanti hanno letto tra i miei colleghi il PNRR e soprattutto la filosofia, la ratio del PNRR. Il PNRR dice che l'Europa sostanzialmente è un diktat dell'Europa, che noi abbiamo preso a braccia aperte, in realtà siamo presi un debito con tutte le conseguenze. Dice che l'obiettivo del PNRR, in cui questa misura in qualche modo va in sintonia, è quello di superare l'attuale realtà delle imprese italiane, venete in particolare direi, delle piccole e medie imprese, perché quelle non vanno bene.
Sono quelle macellate da queste provvidenze. Sono la spina dorsale. Noi andiamo a fare un debito per togliere ossigeno, finanziamento e anche tutela normativa, perché si tratta di tutela normativa, a chi fa il lavoro più importante, quello che produce reddito, no, e lo diamo astrattamente a delle realtà imprenditoriali più grandi che, secondo i saggi, i sapienti, i progettisti dell'Europa di domani, sarebbero le grandi imprese, quelle che sostanzialmente dipenderanno da loro, che saranno loro a comandare. Ma il benessere che abbiamo noi, io vedo al nostro territorio veneto, no, di cui credo siamo tutti interessati della sorte, è quello maggiormente punito da queste scellerate normative, da queste politiche che sono prive di qualsiasi razio, come diceva lei. Quindi io mi auguro che la gente anche si organizzi, perché poi qualcuno diceva sì, è vero, è così, il PNRR era impostato in questo modo, ma nessuno ha protestato, neanche le associazioni di categoria, cioè non hanno fatto un'azione volta a contrastare questa ragione politica di partenza. La piccola e media impresa, piaccia o non piaccia a quelli che vanno a Davos o che vanno in altre sedi alla Banca Centrale Europea, per noi veneti è la nostra struttura portante, è la ragione anche del benessere che abbiamo, e se ci tolgono anche quello, come ci hanno tolto le banche e il territorio, io credo che non abbiamo più nessuna prospettiva per la nostra gente, per le nostre imprese, gli artigiani, i commercianti. Quindi è una cosa sulla quale questo governo, che oggi anche la sinistra riconosce che ha delle capacità, perché questo è il bello, no? Abbiamo sentito ieri il dibattito all'interno del PD, che la Meloni si è presentata bene, questa sinistra e questo governo, che è ormai riconosciuto da tutti come senza alternative per 5 anni, mette in piedi delle politiche volte a rimediare. Ma non si può bocciare una norma che era sbagliata in partenza, non la puoi d'amblée buttarla nel cestino, bisogna dare una gradualità di azione e strumenti che consentano. Poi ci vorrebbe anche la Regione, noi abbiamo un ente istituzionale importantissimo, qual è la Regione, che a mio parere ha degli strumenti, o potrebbe sollecitare il governo ad adottare strumenti per rimediare a questo disastro. Ecco, uno dei motivi per i quali si è tirato il freno a mano già da tempo era quello delle truffe, le truffe sul superbonus. Vediamo anche qui qualche mese fa cosa era successo. Sono le truffe sul superbonus edilizia ad aver impegnato maggiormente la Guardia di Finanza di Treviso. Un'illegalità diffusa sottolineata questa mattina dal comandante provinciale nel corso della cerimonia per i 248 anni dalla fondazione del Corpo. Pensiamo che solamente in provincia di Treviso abbiamo individuato crediti fittizi riguardanti questi bonus per oltre 250 milioni di euro. Un'illegalità che a livello nazionale supera i 5,6 miliardi di euro e tocca tutti per dei truffatori da non sottovalutare. 5,6 miliardi diviso 60 milioni di italiani sono 93 euro a testa. Questo significa che ciascuno di noi è stato colpito per 93 euro dalle frodi sui bonus edilizi. Per questo io sorrido quando qualcuno parla di furbetti dei bonus. Non possono essere chiamati furbetti, perché se qualcuno mi si avvicina, mi sottrae il portafoglio e sfila 93 euro dal mio portafoglio, non è un furbetto, è un ladro, è un delinquente. Marca, dove sta crescendo anche il fenomeno del caporalato, del lavoro nero. Per quanto concerne il sommerso da lavoro, è proseguita l'azione di contrasto, individuando 308 lavoratori impiegati in nero in forma irregolare, tra i quali 25 vittime di caporalato, una piaga sociale che, sebbene più diffusa in altre aree del paese, si è estesa anche a queste terre, andando a colpire le fasce di manovalanza più vulnerabili. Numeri importanti anche per i redditi di cittadinanza e di emergenza. I controlli sul reddito di cittadinanza e sul reddito di emergenza, svolti in collaborazione con l'INPS, hanno riguardato in maniera selettiva soggetti connotati da concreti elementi di rischio. Nel complesso sono stati scoperti illeciti per oltre 1,1 milioni di euro. Sono state denunciate 128 persone e sanzionate amministrativamente altre 101. Tra i dati uno che rassicura, la mafia non ha ancora messo le mani sulle nostre aziende in difficoltà.
Infiltrazioni mafiose al momento, stando alle evidenze investigative, fortunatamente non ce ne sono. Questo non significa che non occorra tenere la guardia alta. Perché, ricorda il comandante De Giacomo, la Guardia di Finanza ha un dovere verso i cittadini. Ripulire il tessuto economico da quei soggetti poco onesti che tendono, insomma, ad infiltrarsi per approfittare delle eventuali pieghe del sistema. Abbiamo parlato in questi giorni del ritorno a casa dei casalesi che erano stati arrestati per associazione mafiosa di Eraclea e adesso c'è un processo che è in corso e loro attualmente sono stati scarcerati per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva e quindi vanno al processo da uomini liberi. Infiltrazioni mafiose qui in Veneto non mi pare che non ce ne siano da quello che sappiamo noi. Allora, senatrice Guidolin, è un governo che, come diceva l'avvocato Morosin, corre ai ripari per sistemare degli errori, per mettere delle pezze degli errori, o c'è anche uno spoil system, nel senso di un governo che vuole in qualche modo sconfessare i governi precedenti, e quindi anche Draghi in questo caso? Allora, io credo che ci sia in generale una tendenza a sconfessare quello che è stato fatto nei governi precedenti e in particolare quello che è stato fatto dal Movimento 5 Stelle. Però ritornando al punto del super bonus, allora volevo anche collegarmi con alcuni interventi che sono stati fatti. Innanzitutto il balletto delle modifiche fatte non solo al super bonus, ma ai vari bonus che abbiamo nel nostro sistema è cominciato con il governo Draghi. I precedenti governi hanno creato la legge del super bonus, ma tutte le modifiche in corso d'opera, tutto quello che è successo è attribuibile al governo Draghi ed è anche uno dei motivi per cui quel governo, insomma, non è arrivato a fine legislatura. Poi io vorrei ripristinare un po' la correttezza anche sempre di quello che si dice, perché ci sono diversi bonus nel nostro paese. C'è il super bonus 110, c'è il super bonus, c'è l'eco bonus, c'è il sisma bonus, c'è il bonus facciate, c'è tutto un sistema di incentivazione che non è nato tutto durante il governo Conte. Alcuni sono attribuibili, tipo al bonus facciate, alle legislature precedenti, quindi 17ª legislatura. Le frodi maggiori sono state, questo secondo la ragioneria dello Stato, quindi non secondo il mio parere, secondo un ente, insomma, accreditato e competente, sono attribuibili al bonus facciate. Ma questo su questo c'è una motivazione. Il bonus facciate è uno di quei bonus che per ottenerlo non ha bisogno di tutta una serie di verifiche che invece, ad esempio, il super bonus 110, chi l'ha usato lo sa meglio di me, insomma, era una corsa ad ostacoli tra foto, asseverazioni e tutto quello che ci andava dietro. Il super bonus 110, secondo quella relazione, aveva solo il 3% di frodi nel complessivo di tutti i bonus. Il bonus facciate si aggirava intorno al 50%, quindi tutt'al più io mi aspettavo dal governo Draghi, o comunque dal governo che è in carica adesso, una sistemazione dove appunto c'erano il maggior numero di problemi. Allora, poi, per quello che riguarda la transizione ecologica e il perché questo super bonus e tutti i super bonus in generale aiutano da una parte i cittadini a poter ristrutturare una casa, e per cittadini intendo non quelli che magari, insomma, hanno disponibilità economiche e possono farlo tranquillamente, quelli che senza uno sconto, diciamo, in fattura o la cessione del credito non si imbarcherebbero nemmeno su una ristrutturazione. E quindi tutto questo sistema dava una risposta in particolare a loro. Secondo me, cercare di stopparlo, come vediamo, insomma, dalle notizie del Consiglio dei Ministri oggi, e ridurlo solamente
alle detrazioni fiscali, va per l'ennesima volta ad avvantaggiare le famiglie di ceto medio-alto e non quelle che di ceto medio-basso, perché sappiamo tutti benissimo che con le detrazioni fiscali, se tu hai un cassetto fiscale corposo, cosa vuol dire? Se tu hai uno stipendio alto, puoi detrarre un bel po'. Se non ce l'hai alto, se sei un semplice operaio, le detrazioni che ti porti a casa sono minime. E quindi allora io mi chiedo, questo accanimento è dovuto, oggi vengono fuori le notizie che ci sono 100 milioni di buco, insomma, a causa del super bonus, dice del super bonus 110, non di tutti i bonus, ma del super bonus 110. Però io nella scorsa legislatura c'ero e io mi ricordo benissimo che le misure di bonus per l'edilizia non sono state fatte così a caso, sono state sostenute e anche finanziate nel PNRR, che sappiamo ci è stato concesso proprio per con determinati obiettivi, che, tra cui anche quello della transizione energetica, dell'efficientamento e tutte queste cose qui. Quindi non è che le cessioni in capo allo Stato e alla finanza pubblica non vengono coperte con il debito. No, sono state concesse al tempo nella norma che avevamo scritto, anche perché erano sostenibili finanziariamente, perché coperte da una parte con dei soldi che ha messo lo Stato, dall'altra con i soldi del PNRR. Quindi allora io possiamo continuare ad attaccare il Movimento 5 Stelle, ad attaccare il super bonus. Quello che più mi rattrista è che alla fine chi ci rimette è il cittadino. Ci stanno rimettendo le imprese, si stanno lanciando dei messaggi secondo me non veri, e quindi questo è molto triste. Bene, senatrice, grazie. Per ora poi torneremo da lei. Super bonus, questo è il Fatto Quotidiano, sia il decreto in Consiglio dei Ministri, stop totale a sconti in fattura e cessione dei crediti. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giorgetti, dice: cerchiamo di bloccare gli effetti di una politica scellerata. Onorevole Boff, poi andiamo da Anna Maria Bigon, da tutti i nostri ospiti. Allora, l'argomento intanto va inquadrato. Allora, noi stiamo parlando di uno sconto fiscale, cioè noi diamo la possibilità, o si è data la possibilità con il bonus 110, alle persone di ristrutturare, di sistemare i propri immobili, andando poi a scontare sulle proprie tasse, quindi sulle tasse che il contribuente avrebbe dovuto pagare, quegli interventi. E questa è la prima fase, quindi il bonus rimane inalterato in questi aspetti. Poi c'è stata una seconda possibilità, la possibilità di dire: bene, io non ho la capienza fiscale o voglio avere i soldi subito, cedo il mio credito fiscale a qualcun altro, che è già un passaggio successivo rispetto al precedente. Questo logicamente è stato possibile finché non si sono riempiti tutti i cassetti fiscali degli istituti di credito. Perché di fondo, perché oggi non viene più ceduto il credito? Perché le banche fondamentalmente hanno esaurito i loro cassetti fiscali, cioè le tasse che loro avrebbero dovuto pagare, perché si sono incorporate tutti praticamente i crediti fiscali dei contribuenti. Ora, il problema degli enti locali qual era? Ed è questo che è stato bloccato in realtà. Gli enti locali che cominciavano a acquisire i crediti da parte dei privati. Cioè, voi dovete capire una cosa, che è come se fondamentalmente un ente pubblico, lo traduco in maniera molto semplicistica, andrebbe approfondito, però è comprensibile, è come se io prendessi un credito, un debito che ha un privato e lo trasferissi al pubblico. Cioè il pubblico si assume la garanzia di un debito di un privato, perché poi alla fin fine, se tutto non va a buon fine, il debito rimane. Questo non è una cosa possibile, cioè non è possibile che un privato possa cedere il debito, quindi questo andava bloccato e è normale che sia così. Ora, probabilmente nelle prossime settimane, probabilmente adesso non voglio anticipare nulla, ma soprattutto per le partite aperte, ci sarà sicuramente un provvedimento che arriva. E l'unica cosa è che bisognava creare uno stop da qui in avanti, cioè noi non stiamo parlando di chi ha già le procedure in corso, per cui probabilmente qualcosa arriverà e non anticipo nulla, ma sto parlando di chi da qui in avanti decide di intraprendere questa strada. Cioè è una strada che non può più essere percorsa, perché logicamente sappiamo bene qual è la situazione del nostro paese, sappiamo bene anche
anche la situazione debitoria nostra. Sappiamo bene che comunque il 110, al di là di tutto, già il nome lo dice, cioè dove trovi uno Stato che rispetto al fatto che tu spenda 100 per sistemare la tua casa ti dà 10 in più? Cioè, stiamo parlando del Bengodi, cioè non è una cosa normale. E quindi, fra virgolette, è una misura che è servita in un certo momento anche un po' per rilanciare l'economia e attraverso il PNR e anche per dare un segnale per sistemare, diciamo, gli immobili che noi avevamo rispetto al patrimonio edilizio europeo. Noi siamo, diciamo, un po' più indietro rispetto all'efficienza del patrimonio edilizio. Ma sapete quanti condomini hanno adottato il 110% in Italia? Il 2%. Quindi questo è un'azione che è stata adottata dal 2% degli immobili italiani. No, lei sta parlando del 2% dei condomini. Dei condomini, i condomini che sono la più grande. Noi sappiamo che l'Italia è, ad esempio, il paese in Europa dove c'è il maggior tasso di abitazione di proprietà. E dei condomini, stiamo parlando di condomini. No, non stiamo parlando di condomini, stiamo parlando anche di abitazioni. Cioè, condomini sono fatti di appartamenti di proprietà. Noi siamo il paese o la regione forse dove c'è il maggior numero di casette singole, dove l'operaio negli anni 80, negli anni 70, lavorando in fabbrica e facendo magari qualche extra, qualche straordinario, riusciva a costruirsi la casa. Cioè, Padova Mestre, non ci sono condomini. Basta girare in auto e è facilmente comprensibile quello che sto dicendo. Rispetto alle concentrazioni, ad esempio, che ci sono nei grossi aggregati urbani, il resto del nostro territorio è proprio costellato delle piccole abitazioni che negli anni in cui l'inflazione era al 15-16%, e l'operaio riusciva ancora con i prezzi che c'erano a costruirsi un'abitazione, quasi tutti, anche l'operaio normale, riusciva a costruirsi un'abitazione. E quelli erano proprio, e quelli sono anche gli immobili che poi vanno sistemati, perché sono gli immobili più vecchi, è chiaro. Quindi e su questo c'è stato, diciamo, un volano, però è ovvio che è una cosa che non può andare avanti in eterno. È insostenibile economicamente da parte di uno Stato come l'Italia che un bonus di questo tipo, aggiunto alla cessione del credito, perché ricordiamoci che la cessione del credito è una cosa in più. In realtà il bonus ti dà la possibilità di scontarlo dal tuo cassetto fiscale, cioè dalle tasse che tu dovresti pagare allo Stato, e lo Stato dice: non mi paghi le tasse, ma invece di pagarmi le tasse ti sistemi la casa. Da lì poi ad arrivare a dire anche che quello sconto se lo deve prendere qualcun altro, cioè, questa parte qua sicuramente ha ragione Giorgetti, cioè andava fermata, perché sennò... Molto chiaro, parleremo anche di auto elettriche, c'è un gran dibattito anche su questa normativa europea che prevede che dal 2035 in poi si circoli non più con auto a benzina o a diesel, ma solo con auto elettriche. Oggi conferenza stampa proprio sul super bonus col ministro Giorgetti, non c'era la premier Meloni perché influenzata, c'erano Giorgetti e Fitto. Sentiamo cosa ha detto il ministro dell'economia. Di risolvere il problema che riguarda la categoria delle imprese edile per l'enorme massa di crediti fiscali incagliati e mettere in sicurezza i conti pubblici. Per quanto riguarda il primo aspetto, abbiamo chiarito per legge i confini della responsabilità solidale da parte dei cessionari dei crediti d'imposta, e questo risponde all'obiettivo di eliminare quelle che erano le incertezze, i dubbi, le riserve che hanno fatto sì che tanti intermediari finanziari, in particolare le banche, evitassero da qualche mese di assorbire e quindi scontare questi crediti d'imposta. Dall'altro lato, traendo spunto dalla decisione adottata e comunicata anche in Parlamento da Eurostat, abbiamo deciso di porre divieto alle amministrazioni locali e alle regioni di procedere a questi sconti, perché avrebbero un impatto diretto sul debito pubblico, nonché soltanto per i futuri progetti presentati da domani della possibilità di accedere al credito d'imposta, allo sconto, mentre rimarranno pienamente in vigore nella misura attuale tutte le forme di bonus, però solo nella forma di detrazione d'imposta, come ordinariamente è stato. È chiaramente una misura d'impatto che si rende necessario per, diciamo così, per bloccare gli effetti di una politica scellerata che è stata utilizzata anche in campagna elettorale e che ha prodotto anche, c'è sicuramente beneficio per
alcuni cittadini, ma che ha posto alla fine a incarico a ciascuno di noi, a ciascun italiano, dalla culla, diciamo così, fino all'ultima 2.000 euro a testa. Questo è il bilancio di questa esperienza. Quindi con grande responsabilità e avendo ben in testa la necessità di fare tutto ciò che è possibile, soprattutto nei confronti della categoria, delle imprese edili che si ritrovano in questo momento a vivere una difficoltà finanziaria rispetto a questa possibilità di scontare i crediti maturati nel 2021, nel 2022 e in questa prima fase del 2023. Naturalmente poi nei prossimi giorni ci saranno incontri con le categorie per vedere di trovare tutte le forme possibili affinché si riesca a sgonfiare questo fenomeno che ribadisco è frutto sicuramente di una politica poco avveduta. Politica poco avveduta, addirittura scellerata, ha detto Giorgetti. Anna Maria Bigonna, ho sentito persone parlare anche riguardo al reddito di cittadinanza, i propositi erano buoni, erano ottimi, però poi in questo paese anche certi interventi che sono migliorativi per la collettività, o dovrebbero esserlo, poi in qualche modo si impantanano, le banche bloccano i crediti, il governo deve intervenire a questo punto bloccandoli a sua volta. Cosa ne pensa? Ma sentire parlare un ministro di politica scellerata, sentire anche questa sera, io lo ripeto solamente al legislatore scellerato, io dico che dovremmo stare un attimo attenti a parlare, soprattutto perché lo dice il ministro della Lega, che non è che abitava in India prima, faceva parte della Lega del governo, di buona parte degli ultimi governi, e sicuramente anche Fratelli d'Italia, che pur essendo all'opposizione nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, e certo è che non sapeva benissimo che esisteva questo, e adesso è già qualche mese che sono al governo. Allora, due cose: da una parte dare sempre la responsabilità agli altri è una politica che non funziona e non può funzionare, soprattutto quando si governa. C'è una responsabilità, vanno risolti i problemi. I problemi delle imprese edili c'erano sicuramente, ma c'erano soprattutto prima del bonus. Perché? Perché di fatto prima non lavoravano, adesso hanno avuto un incentivo, e se noi cerchiamo un'impresa edile difficilmente ne troviamo la disponibilità, perché sono tutte occupate a lavorare, tutte. E quindi sicuramente è stato fatto qualcosa di buono. Politica scellerata, allora dovremmo dire che anche magari la pensione ai disabili è scellerata, solo perché abbiamo dei disabili che truffando l'INPS o chi percepisce la pensione, magari con disonestà perché non è invalido, dovremmo eliminare questo tipo di legge? Non ho capito. Noi dobbiamo invece fare dei controlli. Se poi noi parliamo di semplificazione, questo sono d'accordo, la burocrazia era tanta e andava sicuramente magari in parte riformata, ma non possiamo parlare di politiche scellerate nel momento in cui diamo la possibilità di lavorare alle imprese, la possibilità a tutti i cittadini, anche quelli che non hanno tanto reddito, di poter comunque intervenire su una casa, migliorando anche quella che è la situazione ambientale, perché sappiamo perfettamente che il 40% delle abitazioni che abbiamo sono costruite oltre 30 anni fa, 20-30 anni fa, con un'emissione di inquinamento molto molto elevato, per cui la ristrutturazione andava fatta anche per un aspetto ambientale. Questi obiettivi sono stati raggiunti o no? Questo dobbiamo dirci. Se poi abbiamo dei cittadini truffatori, noi dobbiamo fare una cosa, e dovrebbe farla Nordio in questo caso: aumentiamo quella che è la polizia giudiziaria, aumentiamo quelle che sono ovviamente le persone addette a controllo, perché di illegalità ne abbiamo tante anche nel Veneto, non è che non abbiamo infiltrazioni. Adesso, per carità, forse magari non sono ancora entrate all'interno di quelli che sono i fondi del PNRR, sì, ma stiamo attenti, perché insomma non è che siamo così puri in Veneto. E poi, se parliamo di, e ripeto, non è un termine che uso io, la parola scellerata in genere, però appena oggi è stato impugnato anche la legge di stabilità del Veneto, quindi insomma io credo che dobbiamo stare attenti, certo, fare le cose con serietà, ma gli obiettivi che il governo Draghi si era prefissato comunque sono stati raggiunti, sì o no? Questo dobbiamo dire.
Allora, grazie a Anna Maria Bigon. Vediamo, a Trieste è appena passato ieri un emendamento per, del Movimento 5 Stelle per sbloccare i bonus edilizi. Vediamo di cosa si tratta in questo servizio della nostra redazione triestina. Vediamo. Momenti concitati qui in Consiglio regionale. Grazie alla nostra pressione, pressione del Movimento 5 Stelle, siamo riusciti a salvare il super bonus 110% in regione con l'avallo della Regione Friuli Venezia Giulia e dei suoi strumenti finanziari. Soddisfazione dei 5 Stelle in Consiglio regionale che hanno visto accogliere il proprio emendamento per sbloccare i crediti legati al super bonus 110%. Due giorni fa il tema non era stato considerato urgente, spiegano i consiglieri del Movimento. Bene dunque che la Regione intervenga per acquisire i crediti e sbloccare i bonus edilizi. L'allarme lanciato lunedì dal gruppo e dall'intera opposizione aveva proprio l'obiettivo, continua la nota, di attivare un intervento per far fronte all'immobilismo del governo centrale. Ballavano 240 milioni di lavori da eseguire o da terminare. Grazie alla nostra pressione interviene la Regione a discapito di quanto deciso dal governo nazionale. Servizio di Laura Buccarella, dopo tutto questo, e poi parleremo anche d'altro, apriamo una finestra sull'attività di Amerigo Vianello, che è un fotografo, ha una storia molto lunga, una grande esperienza, e a un certo punto si è dedicato ai calendari, no? Tra l'altro qui è in compagnia di una modella di origine brasiliana, Pamela Cesario Greggio. Ha portato dei calendari, assolutamente, per, da far vedere. Diciamo che la mia storia è cominciata per scherzo, perché nel 2000 io al Lido di Venezia sono stato il più votato, e ci è venuta un'idea con due consiglieri di fare un calendario benefico i cui fondi andavano. E per farlo l'abbiamo fatto, poi però diciamo ci è sfuggito qualche cosa, nel senso che abbiamo fatto il calendario dove i due soggetti si sono messi in perizoma, e questo è quello che è accaduto. Politici posano in perizoma. Quando è successo questo qui? È successo nel 2000. E da qui è stato il primo calendario, è venuto fuori uno scandalo, il Gazzettino, tutti a scrivere, ma non è possibile fare una roba del genere, perché effettivamente loro due erano i politici, ma anch'io ero comunque presidente di una commissione e sono quello che ha fatto le fotografie. Possiamo ricordare chi erano i politici? I due erano un certo Michele Zampedri, che poi ha comunque continuato con una carriera politica, e Ronny Vidali. E quella volta lì gliel'avete rovinata. No, siamo andati avanti. Dopo, alla fine, è passato il momento, però diciamo che ne hanno parlato parecchio. Ci sarà stato un polverone. È stata una cosa divertente, e da lì poi di fatto abbiamo cominciato con questo, e le cose serie abbiamo cominciato a farle nel 2000. E sei. Vediamo un esempio delle cose serie. Li tenga tutti e si sieda, perché così almeno non. Se no dobbiamo spostare le telecamere. Eccoci qua, scusa. Eccoci qua. Sì. Ecco, questo qui, diciamo che è stato. Ho detto, voglio entrare nel mondo dei calendari e per farlo voglio farlo alla grande. Mm. E quindi ho fatto un calendario con una nota tipografia che me lo ha, diciamo, sponsorizzato, che ha creduto in me e nel progetto, e abbiamo fatto un calendario in 149 esemplari. Sì. Ed è stato denominato il calendario dei VIP. E questo qui è stato dato a noti personaggi della politica, dello sport, del giornalismo italiani. Vediamolo, perché sennò. Eccolo qui, di fatto. Ecco. Scusatemi. Sì. Eccolo qui. Questo qui è stato il calendario dei VIP, eccolo qua, 1,40 x 33 m, con uno specchio vero applicato. Lo tenga fermo così, sì. Con uno specchio applicato. E con la dicitura, specchio delle mie brame, chi è il più bello del reame. Perché essendoci donne è stato dato
a uomini di una certa importanza nazionale, nomi veramente di primissimo spessore. E alla fine mi ricordo che l'ultimo, di fatto, l'ho consegnato a Vittorio Feltri nella sede di Libero, il quale mi ha detto: lo hai pensato tascabile? E ho detto: sì, ho pensato che poteva mettersene in tasca anche King Kong. Ecco, questo qui. Poi sono arrivato a quelli che sono i calendari commerciali. E ho avuto anche, sto avendo ancora, la collaborazione di Edoardo Raspelli, l'enogastronomo, dicono, più famoso d'Italia, conduttore di Vela Verde per 20 anni, sì, con il quale abbiamo fatto 5, sì, svariati calendari, e molti altri ne faremo ancora, perché comunque io ho fatto anche dei calendari di valore enogastronomico, il Consorzio per la tutela del Castelmagno, Alpe del Garda, dopo ho fatto la mortadella favola di Palmieri di Modena, sono tutti nomi molto conosciuti. Ma noi eravamo interessati ai calendari dove sono rappresentate delle ragazze della bellezza della sua allora la bellezza femminile nei miei calendari c'è sempre, di fatto. Che dire, cominciamo con questo qui. Eccolo qui, qui c'è una trevigiana, una certa Benedetta Mironici, e eccolo qui, questo qui è il calendario del Biblos Art Hotel Villa Amistà, che è di Corrubio, Verona, e è un hotel a 5 stelle, e con l'aiuto proprio del titolare, del proprietario della Biblos, abbiamo fatto questo calendario che poi è stato distribuito. Poi la tiratura dei miei calendari è sempre molto alta, perché io oggi ho fatto 42 calendari per un totale di 160.000 copie stampate. Bene, ci fa vedere quello che mi ha mostrato l'altra, sì, l'altra dopo, sera. Ma ogni calendario ha una sua storia. Sì. Questo qui, eccolo qui, ecco. Questo qui è stato denominato Over the Top Calendar. Questo calendario qui l'ho fatto, me l'ha regalato la GS Printing Group qui di Roncade. Dì a me che, cioè questa è la, cos'è, gennaio questo, no? Oltretutto mi sono inventato il B calendario, quello lì è un calendario che resta attaccato 2 anni. Quella lì è arrivata seconda Miss Italia. Beh, sono tutte modelle di una bellezza straordinaria. Sono tutte venete o...? Molte sono venete, 4 addirittura sono del Bresciano. Ah, ecco. Però questa qui è di Vicenza, è arrivata seconda Miss Italia negli anni che furono. Vedi che ne vediamo un'altra. Poi sentiamo anche Pamela Cesario Gregio. Insomma. Quella lì è la Eliana Cartella ed è di Brescia. E così. Poi, che dire, ho fatto... Lavorando qui in zona, ma proprio qui in zona, ho fatto anche il calendario della Motor System. Eccolo qua. Questo è l'ultimo prodotto ed è con una moglianese, Yomeli Fernandez, ed è ritornato alla ribalta dopo che, voglio dire, nel 2012 l'avevo fatto con la Vera Sant'Agata, che si era posizionata al quarto posto di Miss Italia nel 2005. E la bellezza c'è sempre. Questo qui è stato un calendario divertentissimo. Questo qui, vedete, poi 2012 e 2011. Un calendario dura 2 anni. Questo qui è finito per svariati giorni in prima pagina nella stampa di Torino, perché la ragazza presente era di nazionalità sovietica, e al Salone del Gusto di Torino hanno detto: ma con tutte le bellezze che abbiamo in Italia era giusto mettere una russa? E Edoardo Raspelli ha sentito attaccata la sua creatura, e lì è venuto fuori il finimondo sulla prima pagina della stampa per svariati giorni. Bene, per ora grazie molte Vianello, poi ne parleremo ancora. Tra l'altro, quello con 2 anni paghi, prendi 2 paghi 1, insomma, no? Quella lì è un grandissimo vantaggio. Si sieda, di fatto, perché sennò dobbiamo spostare le telecamere. No. Allora, sentiamo anche Pamela Cesario Gregio, è una modella, ha partecipato, è stata fotografata per un calendario, per dei calendari. Inizierò. Inizierà. Inizierò con Amerigo.
mi ha espresso appunto fiducia due settimane fa, proprio ci siamo conosciuti e da lì è partito tutto quanto. Quindi adesso inizieremo il tutto e non vedo l'ora, infatti entusiasta di iniziare questo percorso con lui, anche perché è un bravissimo fotografo, mi ha espresso appunto fiducia da subito. Senta, la sua attività si è svolta già in Veneto? Lei è, allora, diciamo che come modella da un anno e mezzo che ci sto lavorando, da un anno e mezzo appunto che sono riuscita a perdere più di 32 kg, quindi sto iniziando proprio tutto adesso. Ha perso 32 kg? Sì. Beh, questa non la sapevo. Sì. Bisognerebbe vedere le foto di quando era. Diciamo, stare. Lasciamo stare. Devo inguardabile, dire che proprio mi vergognavo. Il risultato è molto apprezzabile, insomma. Sì, no? Sì, si era arrivata appunto a pesare 104 kg e così dal nulla mi sono guardata allo specchio e ho detto: no, cioè, non, adesso cambio. Certo. E quindi, smetto di fumare. Bene, poi lei è anche molto alta, per cui insomma peso. Sì, sì, l'altezza ha aiutato abbastanza. Sì. Bene, bene, bene. Ne parleremo ancora. Parliamo spesso di coloro che lavorano e hanno avuto anche grossi problemi nel mondo dell'arte, della fotografia, del cinema, dello spettacolo durante gli anni della pandemia. E ricordiamo che il 21 febbraio, cioè la prossima settimana, martedì, è il terzo anniversario dall'inizio del Covid, coronavirus, per cui ovviamente ne parleremo. Vediamo restiamo sulla cronaca, purtroppo è morto Angelo Zen, l'imprenditore del Veneto che era scomparso in Turchia durante il terremoto, purtroppo erano giorni che non si avevano più notizie e oggi è stato ritrovato il suo corpo. Vediamo. Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen. Abbiamo già provveduto a informare la famiglia e attraverso la nostra ambasciata in Turchia avviare le procedure di rientro della salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari. Con un tweet il ministro degli esteri Tajani ha dato la notizia che si sperava non arrivasse mai. Purtroppo è arrivata questa notizia che si sperava in una tutt'altra soluzione, invece purtroppo è stato comunicato che l'hanno ritrovato. Sinceramente c'era speranza, in quanto si vedevano anche durante vari telegiornali che si trovano ancora delle persone in vita. Purtroppo Angelo non ce l'ha fatta. Il filo di speranza che Angelo Zen fosse scampato al terremoto in Turchia si è spezzato, ha commentato il governatore Zaia. Esprimo alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene il più profondo cordoglio del Veneto e mio personale. Per tutto questo tempo, ha concluso, abbiamo sperato in una soluzione positiva e ci siamo tenuti in contatto costante con il Ministero. Una speranza che si affievoliva di ora in ora. Cordoglio anche da parte del sindaco della città metropolitana, Luigi Brugnaro. Zen, 60 anni, era un tecnico industriale specializzato in macchinari per l'oreficeria e si trovava in Turchia per lavoro. Alloggiava nell'hotel situato dove si è verificato l'epicentro del sisma e che è andato completamente distrutto. In questi giorni la moglie, residente a Maerne, e i figli, a Romano De Zelino, si sono chiusi nel silenzio, ma la comunità di Martellago non ha mai smesso di sperare, anche pregando attraverso una veglia di comunità. Chiamerò la moglie per esprimere le mie condoglianze e quelle della comunità di Martellago. Sarà un momento di riflessione, da capire cosa si può fare, anche sempre comunque per non andare a turbare la privacy della famiglia. Adesso sì, la notizia è certa, però sicuramente va preso tutto quanto con cautela e pensato bene cosa si può fare e organizzare giustamente per una persona che è scomparsa, sì per lavoro all'estero, però in una situazione abbastanza particolare. E stamattina, proprio a mezzogiorno, in apertura di Focus TG, abbiamo dato la notizia di un terremoto registrato in Croazia, magnitudo 4,8 della scala Richter, l'epicentro a Fiume, una scossa sentita anche a nord-est, danni ingenti ma nessun ferito, a Trieste palazzi evacuati, tra questi anche gli uffici comunali. Allora andiamo da Lorenzo Damiano. Damiano, io con lei parlerei del Covid, perché lei ha una storia molto particolare, faceva parte insomma di un movimento Novax. Il Covid è iniziato il 21 febbraio di 3 anni fa, a un certo punto si è ammalato, è stato ricoverato, ha rischiato la vita perché era in terapia
intensiva nell'ospedale Vittorio Veneto e da allora poi ha, diciamo, sposato la causa dei vaccini. Ho riassunto, diciamo, correttamente un po' il suo percorso. Ma sì, questa ormai è storia, no? Nel senso che è passato, quindi l'evoluzione delle notizie, della comunicazione, dei show, della scienza, insomma, ha fatto i suoi progressi, anche se assistiamo a molti cambiamenti, diciamo, di quello che era in origine, diciamo, la teologia della scienza di quel tempo. Quindi adesso io non so dare un'opinione precisa di quello che è accaduto, forse fra qualche anno sapremo qualche notizia in più. Certo, io ho solamente dato l'autenticità che la medicina ha un suo peso e ognuno di noi ha la sua individualità nella saper giudicarne ovviamente il suo peso e la sua autenticità. Quindi se la domanda era aveva un fine, diciamo, intellettuale, come immagino lo sia, escatologico magari, posso senz'altro che dire che la scienza nel passato, nel presente e nel futuro ha sempre aiutato, diciamo, i momenti critici dell'umanità. E anche se in questo tempo si parla, il titolo lo dice, no? Il bonus, no? Bonus significa bene. Significa bene, cioè significa dare al prossimo che soffre, cioè a una comunità che soffre. E bonus significa guardare di riflesso verso il prossimo che sta male, a un'economia, a una società. E non voglio declinare dalla sua domanda, direttore, che sia chiaro. Mi ricollego perché andare ad analizzare quello che è stato, e penso che ormai sia finito, e spero che finisca ovviamente, questo momento di crisi, diciamo, umanitaria, scientifica, di cui penso che i governi abbiano saputo poter rappresentare nelle migliori condizioni questa situazione che è implosa all'improvviso. Molti ovviamente dicono che è implosa il 2013, ma io non entro nel merito più di questa situazione, perché queste cose le vedremo più avanti. Bonus significa avere amore verso il prossimo che soffre. Il bonus è stato legato al contesto politico non solo adesso ma anche prima, quindi nessuno è, diciamo, scartato da una responsabilità di questo termine. È un termine inappropriato nella politica e verso coloro i quali hanno una grande sofferenza, che è l'economia. Ma l'economia è un termine astratto. Parliamo di persone umane, persone che soffrono. Lo Stato, abbiamo dei parlamentari, io sono decenni che frequento parlamentari di tutta Europa, compreso del Brasile, per esempio, no? Lei è brasiliana. Ecco, ho frequentato molti pastori evangelici che sono nella politica, erano con Bolsonaro e così via. Ma se noi pensiamo allo Stato, lo Stato alla fine che cos'è? Un gruppo di uomini che viene votato secondo ideologie, secondo la moda, secondo i costumi, però poi alla fine lo Stato, quando fa le manovre politiche, va a un punto di riferimento che sono i conti correnti. Anche lo Stato ha dei conti correnti. Quando si fanno le manovre politiche e si decide il bonus anziché il super bonus, eccetera, si fa sempre riferimento al denaro. E quel denaro va in punto di riferimento dello Stato a dei conti correnti. I conti correnti sono in mano alle banche. Le banche, oggi come oggi, voi pensate che pensino a dare del bonus, cioè del bene proprio al prossimo che soffre? È la delicatezza e la strategia intellettuale di molti uomini che pensano di saper fare la politica, ma sono manovrati comunque dalle banche.
il cinismo allora, della finanza. Insomma, e quindi voglio dire, la bontà è vedere nel prossimo la sofferenza. Quindi io mi aspetterei, ma è impensabile in questi tempi, un politico o tutti i partiti che piangono e che si mettono in ginocchio a chiedere a questo Parlamento italiano o alle banche o al Parlamento europeo: dateci da mangiare, dateci da pangiare, perché lo Stato non esiste. Guardate che nella storia escatologica che abbiamo vissuto in questi ultimi secoli, le banche hanno sempre dominato le politiche. Oggi è così evidente. Allora io non ce l'ho contro la Meloni, contro i parlamentari di Fratelli d'Italia che provengono dall'ex Alleanza Nazionale, dal Movimento Sociale, dalla Destra Nazionale o dalla Repubblica di Salò e ancora prima. Cambia poco, perché sinistra o destra o centro. Qui ci vuole un Parlamento di uomini che fanno politica, che soffrono e che non dormono la notte, perché milioni di persone non mangiano. Allora, se il politico non sa dare da mangiare a quello che, a cui ha dato il voto e è stato eletto, tutte le altre manovre a cosa servono? Allora, mi scusi direttore se mi sono passato dalla sua domanda titolo della... Però bonus significa amore, significa bene. Il bene significa soffrire. Senza la sofferenza, allora la politica o soffre e si dissocia. Perché, vi ripeto, lo Stato è una entità molto, come posso dire, astratta. Sono dei uomini che vengono votati, ma guarda caso tutti i vari conti correnti delle manovre finanziarie vanno nelle banche. La banca ha il potere. Avanti. No, era che volevo dire che i finti pianti che si sono verificati in questi tempi, il pianto vero è saper riconoscere veramente che noi abbiamo bisogno di avere amore, perché basta un gesto di amore e la quantità o il potere economico va in fumo, perché l'amore è più forte della moneta. Dei pescatori di pace. Damiano, poi ci torniamo dopo, perché abbiamo... L'unico problema è che, ad esempio, nel caso dei bonus, l'amore si traduce, cioè l'amore si esprime con le tasse che poi lo Stato prende da Bacialli, da Morosin e da tutti gli altri, diciamo. Perché poi alla fine qualcuno deve pagare l'amore. No, volevo dare questa notizia: Super Enalotto, centrato il 6 da 371 milioni con un sistema di 90 quote da 5 euro. Ecco i numeri vincenti, caccia ai fortunati, e ce ne sono diversi anche in Veneto. E vabbè, questa è una buona notizia per i super fortunati. Sono stati, diciamo, baciati dalla fortuna. Non credo che il nostro futuro sia bene metterlo nelle sorti, appunto, della dea bendata. Quindi io credo alla fatica, al lavoro, all'impegno. Comunque, se qualcuno è anche fortunato, non guasta. Però, direttore, lei ha posto una domanda importantissima al signore che mi ha preceduto e dopo si è un po' tralasciata. Invece è un tema importantissimo per una ragione che due giorni fa la Corte Costituzionale ha depositato le motivazioni con la sentenza 14/2023 sulla questione dell'obbligo vaccinale. Ed è stata una sentenza che ho letto ovviamente con molta curiosità, ma che mi ha un po' deluso. Perché, veda, è importante che noi troviamo, o dovremmo trovare, delle garanzie, delle certezze dalle pronunce di quello che è l'organo supremo che abbiamo in senso assoluto. Io dico, al di sopra della Corte Costituzionale c'è solo Dio, non c'è appello, non c'è nulla, perché loro sono gli interpreti, appunto, assoluti della legittimità delle leggi, della correttezza, della costituzionalità delle leggi. Però mi ha lasciato deluso, perché, veda, c'è stato nella parte finale, che invito tutti quelli che si sono cimentati sull'obbligo sì, obbligo no, ad andarla a leggere, soprattutto l'ultimo paragrafo, sul quale appunto volevo vedere cosa diceva la Corte, e credo sia interessante per tutti, dove giustificava il in qualche modo l'obbligo come scelta politica collegata a una indicazione scientifica, ma doveva giustificarlo anche in relazione al consenso informato. Dal 2017 in Italia abbiamo una legge importantissima, che è quella sul consenso informato, e che nel caso dell'obbligo vaccinale
non è stato rispettato. E la Corte, come ha detto, si dice l'obbligo non contraddice il consenso, perché il consenso informato si limita semplicemente all'autorizzazione che si dà al medico di avere un contatto fisico con te per inocularti qualcosa. Ma a me non interessa il contatto solo, mi interessa che cosa mi va a inoculare, quali sono le conseguenze. Ecco, noi non dobbiamo mai dimenticare che la scienza vive di dubbi, è il dubbio che fa progredire la scienza. E quindi questa decisione della Corte Costituzionale, che ha un po' in qualche modo violato la sacralità del consenso informato, ci ha un po' deluso, ha deluso i giuristi più attenti, ed è comunque la decisione ultima, finale, che pare sia accettata dai più, ma non è stata soddisfacente dal punto di vista della sua autorevolezza e credibilità. È stato un compromesso, una cosa di modesto valore. Speriamo che in futuro si abbia più rispetto per la libertà, perché è vero che la scienza viene sempre prima della libertà, però la scienza, abbiamo visto, ha commesso anche tanti errori, e quindi uno è bene, un cittadino è bene che sia lasciato anche libero di sbagliare, che è meglio un cittadino libero di sbagliare che con un cittadino coartato nella sua libertà personale. Ma in ogni caso, avvocato, non c'è l'obbligatorietà della vaccinazione, nel senso che per fortuna possiamo, con le conseguenze che abbiamo visto. È chiaro, certo, le conseguenze sono che abbiamo visto, non c'è dubbio. Allora, vediamo sempre in riferimento un po' all'economia, alle prospettive e al futuro, il dibattito apertissimo su quanto ha deciso l'Unione Europea, normative che prevedono che anche in Italia non si possa più avere auto a benzina o a diesel dal 2035, ma soltanto auto elettriche. Qui è scoppiata una polemica perché non c'è abbastanza tempo, dicono gli imprenditori, per mettersi a regime rispetto ad alla produzione di auto elettriche. C'è tutto l'indotto, ci sono i cittadini. Vediamo il servizio di Federico Fusetti, abbiamo sentito su questo i vicentini, sentiamo cosa hanno detto. La strada è segnata. L'addio dell'Europa ad auto e furgoni nuovi a benzina e diesel da 2035 è stato ufficializzato dalla Commissione europea. Una decisione che divide i vicentini. Il governo si è già detto contrario per il pericolo di perdere posti di lavoro e mettere in crisi le industrie automobilistiche italiane. Un possessore, sono felice di questa cosa. Insomma, mi trovo molto bene. Penso che sia una cosa positiva anche per l'ambiente, per cui insomma sono contento. Non vedo nessun senso. Tutta questa elettricità e incremento della domanda di elettricità, producendo elettricità con il carbone, la cosa più sporca che esista. Anche nel Vicentino sono in netto aumento le colonnine di ricarica nei luoghi pubblici. Nel parcheggio del centro commerciale Le Piramidi, ad esempio, ce ne sono quasi 30 e sempre molto frequentate. La ricarica per i vicentini è il nodo della questione e l'unica criticità. È una scomodità la ricarica o no? In certi casi può esserlo, se si fanno viaggi lunghi, bisogna un po' entrare nell'ottica di fermarsi, ricaricare e sfruttare, ecco, i punti di ricarica veloci. La discussione anche sui costi, con il caro bollette anche ricaricare l'auto costa di più. Sono d'accordissimo, bisogna aiutare l'ambiente, perché se continuiamo così ci autodistruggiamo, quindi io la vedo molto positiva. Però anche l'energia costa di più adesso, influisce questo? Beh, diciamo che io spero che la situazione con discorso anche guerra e così vada a finire, e quindi le tariffe si stanno già abbassando. Per ricaricare l'auto dunque serve elettricità. Come la produciamo? In Germania e Polonia con centrali a carbone aumentate fino all'80%. Secondo me le industrie automobilistiche devono iniziare a produrre diesel molto performante e ecologico. Infine c'è il timore di chi ha un'auto che teme di dover svendere, rottamare o sostituire. Va ricordato che nel 2035 non si potranno vendere auto con motore che va a benzina o gasolio, ma quelle già esistenti potranno continuare a circolare. Però al 2035 mancano solo 12 anni, troppo pochi. Una decisione così drastica non è urgente. Penso di no, che non sarebbe. So che è meglio avere un'aria più pulita. Devono darci l'opportunità, però.
Detto che le auto di lusso, Maserati, Ferrari, Lamborghini, avranno la proroga di un anno, dal Ministero per l'Ambiente viene anche l'indicazione di spingere per i biocarburanti che sono puliti. Di certo a Vicenza le aziende del settore sono centinaia, tutte già in fermento. Servizio di Federico Fusetti, professor Pontelli. Torno da lei perché qui si parla di costi e benefici. No? Io ho cominciato a scrivere delle auto elettriche 4 anni fa. E per cui, allora, partiamo, guardiamo un quadro generale. Ci sono 3 macro aree nel mondo: Stati Uniti, Canada, Europa, Cina. Si dice che è tutto a favore della Cina. Esatto. No? Quando una di queste 3 macro aree si impone un divieto relativamente ad un determinato bene, le altre 2 hanno un vantaggio competitivo assolutamente gratuito, e la macro area che ha adottato questo divieto si dà una martellata sulla testa micidiale. Punto 1. Punto 2. Le auto elettriche. Il ciclo produttivo dell'auto elettrica emette più CO2 di quanto sia il motore a gasolio o benzina. Questo è accettato da tutti. Non ce n'è uno che dica il contrario. Secondo, le rilevazioni dell'aria, che tutti dicono l'aria è più... Se voi andate a vedere le rilevazioni dell'aria, le rilevazioni statistiche della CO2 delle prove sono sempre diminuite dagli anni 80 in poi. Perché? Perché le auto inquinano meno. L'auto è l'unico elemento che negli ultimi 20 anni ha diminuito del 92% le emissioni. Le rilevazioni statistiche ci dimostrano che l'aria è sempre più buona, è sempre più basso il tasso di inquinamento, solo che ovviamente ogni anno abbassano la soglia e di conseguenza vai fuori legge. Punto 2. Terzo, parliamo di automobili. Perfetto, a parte l'approvvigionamento, io ricordo, signori, che tutti quelli che tutte le batterie le vanno a prendere i bambini sottoterra, in Perù mettono dei bambini a prendere determinati minerali che sono necessari per le batterie elettriche. Parliamo di auto. Allora, in Europa ci sono 360 milioni di automobili. E ci sono anche 203 navi mercantili, che sono quelle che fanno la spola tra Medio Oriente, tra l'Estremo Oriente e noi, per le attività produttive. Le navi mercantili inquinano 20 volte di più, io cito tutti i dati che sono verificabili, io li ho anche pubblicati, da siti di ambientalisti, non di produttori, non di siti vicini alle case automobilistiche. Le navi mercantili che bruciano olio combustibile, la peggior qualità di petrolio in assoluto, inquinano 20 volte di più. Un aereo, allora un'auto mediamente inquina, emette 48 microgrammi di CO2 per persona trasportata, l'aeroplano 258, le navi da turismo ancora di più. Però si va a colpire il singolo, si va a colpire l'utenza finale, cioè il privato. Ora, questa scelta, unita anche a quella dell'adeguamento delle case, delle abitazioni private ad una normativa green, che implica mediamente 1.400 miliardi solo in Italia di investimento e circa 40.000 euro per ogni proprietario di abitazione, è evidente che è una deriva ideologica ed etica. E arriviamo al problema fondamentale. Noi siamo partiti con l'idea che l'Europa doveva essere una entità superiore, internazionale, che avesse la capacità e la possibilità di sublimare, di promuovere tutte le eccellenze delle nazioni che facevano parte di questa comunità e rinforzarle, adeguarle e dargli anche un quadro normativo. Viceversa, l'Europa è diventato uno stato etico. Faccio un esempio banalissimo. Ieri uno di questi parlamentari europei, evitiamo di esprimere giudizi sulla qualità della persona, ha detto, testuali parole, abbiamo dato un indirizzo alla scienza. Bene, quando una persona del genere fa un'affermazione del genere, vuol dire che noi siamo entrati in uno Stato socialista nel quale lo Stato si arroga anche la volontà e la potestà di dirigere la scienza. La scienza, lo dico per tutti i famosi progressisti che si sono anche complimentati tra di loro per aver approvato questa normativa relativa alle automobili green, la scienza deve essere libera. Nel momento in cui tu solo pensi di poterle indirizzare, noi usciamo dal quadro democratico e entriamo in uno Stato etico-socialista che attualmente rappresenta l'Unione Europea. Non c'è niente da fare, anche perché, ribadisco, per quanto riguarda... Tra l'altro, ricordiamoci che l'Europa contribuisce alle emissioni di CO2 il 7%.
L'Italia ha lo 0,8% e noi fossiamo un'industria automobilistica che è tra le prime, tra le eccellenze che ha tutti quanti i primati di know-how mondiali, che il Giappone ha cercato di rubarci e non ce l'ha fatta, la Cina lo stesso, gli Stati Uniti pure. Noi regaliamo questo nostro primato tecnologico per risparmiare cosa? Lo 0,02% di CO2? Noi siamo alla follia totale e purtroppo, ribadisco purtroppo, l'Unione Europea in questo momento è assolutamente in preda ad una follia ideologica ed etica senza precedenti. Professore, sì. È vero che le auto inquinano meno, e tant'è vero che si sta chiudendo, si è chiuso quasi il buco dell'ozono, no? Ma sì, non è sì, sembra, ma penso, sembra, non so se sia collegato all'automobile. No, non alle auto, ma insomma c'è una produzione di CO2 che è stata in qualche modo limitata negli ultimi anni. Però non ho capito il dato, lei diceva le auto elettriche producono più CO2 delle auto. Il ciclo produttivo di un'auto elettrica, che prevede tirar fuori, da estrarre dal sottosuolo determinati minerali che poi vengono assemblati. Andare alle centrali a carbone, poi alla fine. Allora, il 49% dell'energia elettrica che adesso viene consumata in Germania viene fatta dal carbone. Allora, il problema dove state preoccuparvi, lasciamo perdere il discorso delle auto elettriche, vediamo di preoccuparci di come venga prodotta l'energia. Una volta risolto quel problema là, con le energie rinnovabili, con il nucleare, queste sono scelte che si faranno, che si devono fare adesso, allora si potrà pensare, anche perché è impensabile, è assurdo, è infantile credere che tutte le auto possano essere caricate dall'energia. Noi siamo in preda ad una penuria di energia e stiamo cercando di trovare delle fonti alternative, perché l'energia elettrica che viene prodotta soprattutto con col gas, col petrolio, con le materie prime, non ne abbiamo, e noi buttiamo tutta la movimentazione verso quel tipo di energia là. È assurdo, è strutturalmente sbagliato, però purtroppo, ribadisco, è l'espressione di un vulnus ambientalista che altrimenti porterebbe queste posizioni politiche minoritarie, perché sono tutte quante evidentemente cosiddette progressiste, a sparire, e utilizzano la leva ambientalista per cercare di mantenersi in vita. Qual era l'SM? Dal 2035 cessa la produzione, contestualmente anche la circolazione. Diventeremo come Cuba. Per cui gireranno le persone povere, gireranno con le macchine vecchie a gasolio, come a Cuba giravano con le vecchie macchine americane, e le persone abbienti che potranno comprarsi le auto elettriche gireranno con le auto elettriche. Sì, voglio dire, ovviamente è forzato il titolo, ma è per far capire che c'è una svolta, però molto, molto rilevante. Allora, vediamo un Vox da Bassano sulle auto elettriche, parlano i cittadini, poi andiamo da Barbara Guidolin, perché poi c'è anche il discorso inquinamento, cambiamenti climatici, effetto serra, eccetera, eccetera. Vediamo. Io penso che sia prematuro capire se è giusto o se è sbagliato, perché tanti dicono che le auto elettriche, c'è il problema dello smaltimento delle batterie, ma non si sa come inquinano, quanto inquinano. Penso che è una buona riuscita se funzionerà. C'è il problema però dell'indotto, ci sono milioni e milioni di famiglie che saranno a terra, ma nel frattempo, e bisognava già aver provveduto, bisognava già aver pensato prima, con un'alternativa. Poi c'è il problema delle batterie, c'è il problema delle ricariche, che non ci sono. L'industria può darsi che non sia preparata per quella data, pur essendo lontana, ma il tempo passa in fretta. Lei sarebbe pronto oggi a comprare un'auto elettrica, ad esempio? No, e le dico anche perché. Perché a benzina ci sono distributori dappertutto, colonnine di ricarica elettriche molte meno. Sì, io sono d'accordo sul fatto che bisogna salvaguardare questa terra che sta purtroppo precipitando in una brutta situazione per i nostri figli, per i nostri nipoti. Non sono assolutamente d'accordo, perché dopo tutti gli accessori, tutte le batterie, tutte quelle cose lì, dicono che dovremo dipendere dalla Cina, e quindi no. Penso che non si sia guardato all'industria locale di produzione di materiali, perché il motore elettrico lo andiamo a prendere in Cina, quindi mi sembra che sia un po' azzardata, però io ho la macchina elettrica. Per salvare l'ambiente penso che sia una cosa molto utile, quindi bisogna farlo, ecco qua. Bisogna anche lo Stato che dà gli incentivi a quelli che è bisognosi, insomma, per comprare una macchina.
potremmo provare a vedere il successivo sviluppo di questa tecnologia delle auto elettriche. Vedo che ci sono questi ibridi che stanno andando abbastanza bene, anche se benzina o gasolio vedo che ancora girano parecchio. Allora, adesso andiamo da Anna Maria Bigonna, però voleva dire Borsi. È passata la cultura del sostegno, del bonus. Premessa, è ovvio, siamo tutti d'accordo che esprimere solidarietà e quindi aiutare chi si trova in una situazione di difficoltà o è più sfortunato è fondamentale, è un principio di convivenza. Però qui si è introdotto nel legislatore un'abitudine, una prassi, una scelta, quella di diventare lo Stato paternalista che aiuta tutti, ma in questo modo lo Stato deresponsabilizza. Bisogna smetterla di pensare ai bonus, ai super bonus, agli aiuti fatti in modo generalizzato. Io credo che bisogna avere meno pesi, non più aiuti. Meno pesi, lo Stato deve toglierci pesi, darci più libertà, dare a noi la possibilità di esprimere le potenzialità anche sull'auto elettrica. No. Io credo che è inutile dare degli input, qua sono d'accordo con chi mi ha preceduto, alla scienza di quello che si deve fare. Dobbiamo far sì che il mercato si regoli, lo Stato, l'Unione Europea, chi ha la potestà legislativa, dia degli indirizzi, ma non mai degli obblighi, non mai delle costrizioni. Non la redistribuzione. Esatto, ma siamo alla follia. È una forma di bonus anche questo, ma negativo però. Bisogna che togliamo pesi, non che diamo bonus e aiuti, in modo indiscriminato. Molto chiaro, avvocato. Volevo sentire Barbara Guidolini e Anna Maria Bigon su questo, perché è stato molto duro. Il professor Pontelli ha parlato di Stato etico, c'è l'Europa che vuole decidere per tutti, i progressisti che pensano prevalentemente a questioni ambientali ma insieme ideologiche. Barbara Guidolini. Allora, io credo che sia sotto gli occhi di tutti che esiste un problema di cambiamento climatico non solo in Italia ma in tutto il mondo. Noi l'abbiamo visto nel nostro territorio, ad esempio con lo scioglimento dei ghiacciai, la marmolada, la siccità, il poi secca, e quindi credo che da questo punto di partenza possiamo partire tutti. Nel dibattito pubblico negli ultimi anni è stato introdotto il termine, anche grazie al Movimento 5 Stelle, della transizione energetica. Perché se noi vogliamo lasciare un mondo vivibile o comunque dare la possibilità di un futuro sostenibile ai nostri figli, ai nostri nipoti, credo che adesso dobbiamo porci delle domande per rendere comunque questo mondo più vivibile, per inquinare meno, per rendere le nostre case più efficienti, per capire se possiamo muoverci, la mobilità sostenibile, quindi green. E in quest'ottica probabilmente, visto che ho sentito parlare prima in studio, si inserisce il discorso del bonus, perché è ovvio che se tu Stato, tu comunità europea chiedi ai tuoi cittadini, bene, abbiamo un problema di cambiamento climatico, adesso tutti devono prendersi l'auto elettrica o tutti devono ristrutturare casa, è ovvio che i cittadini meno abbienti soprattutto non ce la fanno. E quindi è in quest'ottica che si inserisce appunto tutto il discorso dei bonus, perché è una scelta politica il fatto di percorrere la transizione energetica tutti insieme, permettere a tutti i cittadini di poter dare il loro contributo. Poi su questo sentiamo anche Amerigo Vianello e Pamela Cesario Greggio, insomma, no, sulla una grossa fascia della popolazione che è in grosse difficoltà. Prego, senatrice, diceva. L'unica cosa sulle auto elettriche che mi permetto di dire, ecco, io credo che sia un po' forzata come decisione, nel senso che le tecnologie oggi sono in continua evoluzione. Io stessa dovevo comprarmi una macchina e mi hanno detto non prendetela elettrica, ma prendi la plug-in, perché comunque è più affidabile, e quindi c'è anche l'idrogeno, non dimentichiamo che sta avanzando anche l'idrogeno. Quindi ecco, renderlo un obbligo, io allargherei probabilmente il campo e capirei qual è la tecnologia migliore e meno impattante, questo sì lo farei. Senta, senatrice, le leggo una notizia che sta facendo parlare, reddito sì,
ma non così per la Commissione europea. L'accesso al reddito di cittadinanza è discriminatorio. Lo stesso vale anche per l'assegno universale per i figli e apre l'Europa una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Un suo commento così breve, se può. Credo che l'accesso al reddito di cittadinanza è discriminatorio, è un paradosso secondo me. Comunque sono stati messi alcuni coefficienti anche in base, cioè di riferimento in base all'ISE, per cui tu accedi al reddito di cittadinanza solo se hai determinate condizioni economiche, insomma, non difficili, ecco, mettiamola così. Sì, il motivo pare sia che secondo Bruxelles 10 anni di residenza in Italia richiesti per accedere al sussidio discriminano i cittadini degli altri stati, e la Commissione chiede al governo di eliminare il requisito, dice questo abstract di un giornale. È assurdo una cosa del genere. Cioè, sì. Allora, o noi pensiamo che come dicevano i nostri nonni Luganeghi e Vincenzo del Camin, oppure dobbiamo pensare al fatto che a contribuire alla ricchezza di un paese ci sia una popolazione che ha lavorato in quel paese, che ha creato la ricchezza di quel paese, e viva Dio, non è che chiunque arriva in qualsiasi momento, è giusto che chiunque arriva abbia gli stessi diritti, abbia l'eguaglianza. Questo sotto il profilo giuridico è corretto e è giusto che sia così, ma ovviamente non è possibile che uno che arriva oggi abbia diritto a percepire la pensione come chi ha versato 40 anni di contributi. Viva Dio, cioè, ci sono delle regole che fanno uno Stato, che fanno la ricchezza di uno Stato e fanno anche la prosperità di uno Stato. Quindi noi non possiamo pensare che non ci possano essere delle regole legate al fatto, anche perché sennò noi potremmo creare anche semplicemente dei flussi migratori, perché vengono in Italia a percepire dei benefici. Lo abbiamo visto con ad esempio la reversibilità delle pensioni. Noi abbiamo circa 20.000, mi sembra, 20.000 pensioni di reversibilità che sono da qualche parte in qualche paese dell'est, perché magari venivano, si sposavano apposta per il reddito di cittadinanza e poi ritornavano per la reversibilità e poi tornavano in Africa. Abbiamo persone che forse non hanno mai calcato il nostro paese e che percepiscono le pensioni sociali in altri paesi. Cioè, dobbiamo capire che questo può creare anche poi delle storture rispetto a quello che è la giustizia sociale del paese in cui viviamo. E poi concordo pienamente con quello che diceva, con la visione di paese che ha rappresentato anche prima l'avvocato Morosin, nel senso che noi pensiamo sempre allo Stato che ci deve dare qualcosa, allo Stato che ci deve distribuire qualcosa. Cioè, questo è il principio della redistribuzione del reddito che hanno tentato di sperimentare nell'Unione Sovietica e nei paesi sovietici con pochi risultati alla fine, perché noi dobbiamo pensare che i soldi che ci dà lo Stato, cioè io quando parlavo con un mio collega sindaco tedesco e gli spiegavo che noi facciamo la domanda di contributo in regione o la domanda di contributo allo Stato per sistemare le scuole e sistemare la piazza, e giustamente lui mi diceva: scusa, ma perché tu chiedi i soldi del comune e allo Stato? Cioè, ce li hai i soldi, sistemi il comune, la piazza, sistemi la scuola. Cioè, il principio invece che i redditi devono andare, la produzione di ricchezza deve andare verso l'alto, perché poi sopra c'è un papà buono che ti redistribuisce le ricchezze. Cioè, è un concetto che è completamente anormale. Cioè, in Germania ogni comune ha le proprie risorse che arrivano dalle tasse dei propri cittadini, fa quello che deve fare, poi per quelli che sono i servizi sussidiari versa una parte allo Stato che gestisce quei servizi che non possono essere gestiti dai comuni. Ma non esiste che uno debba decidere di fare una domanda per sapere se riceve dei soldi per fare le cose che può fare con i soldi che producono i propri cittadini. Bravo Boff, due parole: Stato federale. Allora, ho detto e ridetto che si doveva ristrutturare con il 110%, le scuole, asili, ospedali, comuni e quant'altro, così tutti gli studenti e ammalati sarebbero al calduccio e senza tutti questi problemi per pagare le bollette. Grazie alla nonna Silvana, grazie. Grazie Silvana, interviene spessissimo. Anna Maria Bigon, allora, rispetto a tutto questo, auto elettriche, transizione ecologica e quanto dicevano Pontelli e Morosin?
Ma per quanto riguarda Morosin, ho sentito prima tutti liberi, comunque meno pesi, non so se intendesse meno burocrazia, in quel caso sarei anche d'accordo. Se lo intende invece come non redistribuzione del reddito, erroneamente motivata poi dall'altro collega in studio, e spiego la mia motivazione, e quindi è lo Stato diverso da quello sociale, e sono due visioni completamente diverse, una di destra e una come la mia magari di centrosinistra, dove supportiamo Stato sociale. Chi lo paga? Ma lo Stato sociale non inteso come... Lasciamo finire, scusate, uno alla volta, se no con lo Skype si sente. Prego, Bigò. Spiego subito dove è sbagliato il discorso della redistribuzione del reddito, così come è stata spiegata in studio. Perché redistribuzione del reddito non è intesa come Stato che dà i soldi alla regione e regione che dà i soldi ai comuni o alla provincia, no. Redistribuzione del reddito intesa come Stato sociale, quindi supporto al fabbisogno di chi ha meno reddito. In questo senso si tratta o viene definito uno Stato sociale, quale dovrebbe essere l'Italia. Certo è che la visione della destra è completamente diversa e la sta mettendo in atto, insomma, sono stati votati e portano avanti le loro idee. E quali sono le loro idee? Partono appunto dal libero tutti, ognuno si arrangia. E cosa succede? Succede che allora abbiamo la privatizzazione della sanità, e questa è una delle prime cose. Abbiamo visto quante meno somme sono state comunque investite a favore della sanità pubblica. È vero che sono stati dati 2 miliardi in più, ma sappiamo che l'inflazione attuale sicuramente ne mangia una buona parte, oltre i 2 miliardi, per cui di fatto abbiamo una diminuzione di quello che è il Fondo Nazionale per la Sanità. Liberi tutti inteso anche magari da quello che abbiamo visto oggi da Giorgetti, no? Via! E blocchiamo subito la cessione del credito, mettendo in difficoltà 100.000 cantieri, li blocchiamo, 150.000 dipendenti a rischio e tantissime famiglie che hanno iniziato e che non potranno continuare perché di fatto non hanno quel cassetto fiscale di cui si parlava prima, perché magari sono operai e prendono 1.500 euro al mese e sicuramente l'IRPEF non coprirà le detrazioni di cui avranno bisogno. Allora, questo è uno Stato, una visione completamente diversa da quella che io la intendo come Stato, e quindi si andrà così. Cosa succederà per l'ambiente? Succederà quello che ovviamente vorrà fare la destra in questi 5 anni, e quindi investirà meno per quanto riguarda i bonus, intesi non come sostegno esclusivamente ma anche come ristrutturazione a favore anche di un ambiente migliore. Sicuramente per quanto riguarda poi il rifiuto, e quindi magari la circolazione del rifiuto inteso come ovviamente recupero, non verrà portato avanti e non verrà investite le somme necessarie per cercare quantomeno di evitare le discariche, che direttore, qua in Veneto ne abbiamo tante. Per tutto il resto ovviamente avremo investimenti minori e quindi cercheremo di arrangiarci, così come dice la destra e come farà il governo Meloni, in base al reddito che uno ha. Allora, adesso sentiamo anche Amerigo Vianello, torniamo da Pamela Cesario Greggio. Voleva dire, professore... Posso dire una cosa? Se. Noi parliamo sempre... dimenticando quali sono i nostri traguardi già raggiunti dal nostro sistema industriale, che ovviamente qua sembra che nessuno li conosca. Nel 2018 il nostro sistema industriale è stato premiato da Legambiente, non dall'associazione di Confindustria, come quello che ha il più alto tasso di riutilizzo di materie prime, la più bassa emissione di CO2 per milione di fatturato, che ai progressisti è entrato di qua e è uscito di là. Per quanto riguarda gli investimenti relativamente al ricircolo, al recupero o al circolo virtuoso dei rifiuti, ricordo alla rappresentante del PD che l'industria italiana nel 2022 ha raggiunto gli obiettivi del 2030 fissati dall'Unione Europea con 8 anni di anticipo, unico caso in Europa. E cosa ha fatto l'Unione Europea? Adesso pensa al riutilizzo, per cui vuole smantellare tutta la legislazione relativa al ricircolo e al riutilizzo e la riconversione dei rifiuti, per portare tutto quanto nel riutilizzo, cioè nell'utilizzo dello stesso bene più volte, e creare un altro ciclo alternativo. Quindi vediamo
uno di darci degli obiettivi. Noi siamo i primi in Europa nel ciclo dei rifiuti, i primi in Europa per riutilizzo di tutta la carta che noi compriamo, i giornali, le riviste, all'80% sono di carta riciclata, d'accordo? E siamo gli unici in Europa. Questo è un valore aggiunto? Va a merito del sistema industriale? Siamo in grado di tutelarlo o dobbiamo sempre metterci proni di fronte all'Unione Europea che straparla di obiettivi che sono assolutamente lontani dagli interessi di un paese? Perché va ricordato che se io voto un parlamentare e lo mando in Europa, voglio che tuteli i miei interessi, gli interessi della mia nazione, delle mie imprese che competono nel mercato internazionale, perché l'obiettivo principale, glielo ricordo, non è tanto la deriva ambientalista, che siamo tutti quanti concordi che bisogna comunque, come tutti quanti stiamo facendo, consumare di meno, ma l'obiettivo mio principale, che voi dimenticate, è la tutela dei lavoratori che perdono il posto di lavoro. Voi continuate ad adottare politiche ambientaliste i cui costi vanno tutti quanti a carico dei lavoratori che perdono il posto di lavoro, come nella filiera automotive. E per quanto riguarda, poi vi taccio per sempre, il discorso del 110%, è sbagliato all'inizio, ma perché devi favorire solo il settore edile e non quello calzaturiero, non il tessile abbigliamento? Avete fatto una scelta scellerata, bisogna tutelare tutta l'impresa italiana, si dà un po' a tutti, non si privilegia un unico settore che poi tra l'altro rappresenta il volano per l'inflazione. Questa è economia di base, difendere queste politiche economiche è veramente imbarazzante. Allora, poi torniamo dalla senatrice Guidolina. Sì, senatrice, vengo subito da lei, anche da Anna Maria Bigon, poi torniamo anche da Lorenzo Damiano. Volevo però sentire anche Amerigo Vianello e Pamela Cesario Greggio. Prima leggo questa notizia, sarebbe un terremoto per le testate Gedi e per la stampa del Veneto, perché il gruppo Agnelli valuta la vendita dei giornali veneti. I giornali veneti sono tanti e hanno una storia davvero rilevante: Il Piccolo di Trieste, La Nuova di Venezia, Il Mattino di Padova, Il Messaggero Veneto, Il Corriere delle Alpi. John Elkann penserebbe di pare che siano stati messi in vendita, compresi anche La Stampa e La Repubblica, un terremoto mediatico ed editoriale di proporzioni mai viste. Ci sarebbero cordate che interessate a rilevare queste testate. I giornalisti del gruppo Gedi domani saranno in sciopero, per cui non usciranno i giornali del 18 febbraio. Allora, Amerigo Vianello, abbiamo parlato anche stasera di lavoro, sì, di un'economia che cerca di rialzarsi, anche se le prospettive sembrano piuttosto buone per il 2023. Per i fotografi, che aria tira? Allora, i fotografi è diventato un lavoro abbastanza selettivo. Molti chiudono perché, diciamo, che quello che è l'evoluzione digitale dai telefonini eccetera eccetera ha reso, a volte si pensa, superfluo il lavoro del fotografo. Di fatto, quello che faccio col telefonino, che oggi comunque ha delle capacità veramente notevoli, me lo faccio andare bene. Però c'è da dire che anche con le macchine fotografiche c'è stata una enorme evoluzione. Ti consentono un ampio margine di errore, perché hanno anche 50 milioni di pixel. Io faccio una foto molto grande, poi di quella foto ne posso utilizzare un quarto, sempre con un'altissima qualità. E quindi l'occhio del fotografo poteva essere una questione valida fino a qualche tempo fa. Adesso io fotografo tutta la città e mi stampo una casa. Una volta invece fotografavo la casa e cercavo di fotografarla bene, in modo che l'immagine fosse eccellente. E l'evoluzione della macchina fotografica ha reso il lavoro del fotografo sicuramente più facile, però anche più alla portata di tutti, diciamo. C'è quel discorso lì da fare. L'occhio del fotografo ha un senso quando lavori sul tuo e fai una bella immagine, e può essere un'immagine artistica, però sul tecnico, appunto, oggi come oggi, io fotografo la città, di quella città prendo la casa gialla
o rossa o verde, mi concentro su quella, stampo quella e comunque la qualità è sempre una qualità elevata. Poi per quello che riguarda magari fare un matrimonio o qualcosa di simile, ci vuole sempre il tocco artistico e l'occhio che sa vedere quello che è il momento magico e che rende una fotografia qualche cosa che va oltre quello che è il semplice vedere. Questo è tutto. Poi, che dire, io tornando al discorso dei calendari, sì, vedo che era un po' scemato il discorso, adesso invece vedo che molte aziende mi stanno contattando perché comunque ritengono che sia ancora una cosa bella da vedere. E devo anche dire che nonostante l'aumento pesante della carta, proprio materia prima, e tutte le altre situazioni, inchiostri, questo, quello e quell'altro, io a oggi posso affermare al di sopra di ogni ragionevole dubbio che rispetto a quelle che erano le quotazioni pre-Covid sono aumentati in maniera non così particolarmente sensibile e quindi lo rende un prodotto sempre molto attuale e a un costo tutto sommato abbastanza... Bene. Pamela Cesario Greggio, noi parliamo spesso di ragazzi, di persone italiane, in genere ragazzi che vanno, cercano lavoro all'estero perché qui dicono non se ne trova. Lei come è di origine brasiliana, da quanti anni vive in Italia? Allora, io vivo in Italia ormai da 20 anni, mi sono trasferita quando avevo 5 anni e mezzo, mio papà è venuto prima per trovare un lavoro qui in Italia e mia mamma siamo rimasti in Brasile. E finché lui appunto non ci ha trovato una sistemazione, una casetta, un affitto, un appartamento in affitto, e lui era un pizzaiolo, fino a che all'età appunto ci siamo spostate tutte, sia io, mia mamma e mio papà, a vivere qua in Italia, e all'età circa di 17 anni i miei genitori hanno deciso di andare a vivere a Londra perché qui non c'era lavoro, qui c'era una crisi assurda. Io sono rimasta qui per la pallavolo perché appunto ho giocato per 9 anni a pallavolo a San Donato di Piave. Non sapevo. Sì, proprio non ho provato a vivere un mese a Londra, proprio non mi piaceva, quindi sono rimasta qua da sola e niente, i miei genitori appunto si sono trasferiti lì. Mio papà ha sempre fatto il cuoco, mia mamma anche. Adesso mia mamma lavora appunto come in costruzione, mio papà è chef di hamburger, quindi si trovano abbastanza lì. Però il discorso di soldi là è come qua, l'affitto lì mia mamma va a pagare per 2 camere 1100 pounds, che sarebbero più o meno 1300 euro qui. Sì, sì, lì è davvero lì a Londra, è assurdo, cioè tu non riesci a vivere da solo. Un panino costa 8 pounds, costa tantissimo. Insomma, roba, no, per cui si guadagna di più, ma ci sono dei costi altissime. Molto, sì. E il lavoro qui come va per quanto la riguarda? Voglio dire, c'è lavoro, riesce a... Dipende, vai bene. Io fino a 2 mesi fa ho lavorato appunto come segretaria, poi ho mollato quel lavoro lì perché non lo sentivo permesso, che potevo fare di più, infatti mi sto investendo proprio il mio futuro sulla moda. Anche e soprattutto sulla televisione, per me infatti è un onore essere qui stasera. È un piacere per noi. Sì. Ecco, in televisione pensa che potrebbe trovare una... Magari. Diciamo che non ho fatto corsi, istruzione, però ad oggi come so che è magari quando lo sento che è proprio per me. Cioè, lo sento. Sì, devo dire che è molto televisiva e poi parla molto bene, si esprime molto bene, in maniera molto chiara. Lo diremo al nostro editore. Perfetto. Magari se vuole fare un provino va abbassando le grappa e ne facciamo un provino. Ecco, adesso me lo segno, così non è detto, sì. Perché ne facciamo spesso e ne facciamo diversi. Abbiamo tante donne nel nostro gruppo, giornaliste, tecniche, insomma davvero, davvero svolgono una parte fondamentale del nostro lavoro. Quindi in bocca al lupo. Certo, crepi, grazie. In bocca al lupo. Allora andiamo con Fabrizio Bazzoni, il nostro mitico regista, in pubblicità e poi torniamo subito qui in studio. Continuate a scriverci, grazie.
Allora di nuovo in diretta con Focus, solo auto elettriche dal 2035 è scontro, però abbiamo, non solo Vianello fa vedere le copertine dei calendari, e poi però c'è dell'altro, adesso i bambini sono a letto. Questa è bella, questa è veramente bella. Eh sì, sono tutte, questa anche, cioè devo vedere i calendari. Direttore gradisce. Cioè non puoi farci vedere solo le copertine, perché le copertine sono sobrie, poi dentro... C'è adesso della, è cambiato l'orario, adesso possiamo, sì, adesso possiamo sbizzarrirci. Questo è per questo qui è per la Motor System. Ah, ok. È il secondo, devo dire, calendario, perché l'altro, eccola qui, appunto è la Motor System di Vascon. Okay. E questo qui è stato quello che è stato fatto nel lontano, diciamo, 2012. Sembra la Brigliadori, non è la Brigliadori. No, quindi, no, questa è la vera Sant'Agata. Alla Sant'Agata. E questo qui è stato fatto, appunto, nel 2012. Poi l'amico e cliente mi ha richiamato, sai che magari ne rifacciamo un altro. E questo qui è andato, quello che ha lei, è andato veramente a ruba, perché appunto il signor Stefano, il titolare, ha detto: se sapevo ne facevo il doppio, perché è andato via bruciato, e adesso molti lo chiedono e dovranno aspettare, già confermata, l'edizione del 2024. Quindi state pronti che vi sorprenderemo ancora. Allora, oggi abbiamo nei nostri telegiornali parlato anche di cronaca, c'è un fatto veramente di una gravità assoluta, che è quella di, non so se l'abbiamo qui in scaletta, è successo a Riese Pio X, i genitori di due ragazzi hanno bloccato un autobus, uno scuolabus, per fare in modo che questi due ragazzi arrivati in ritardo potessero salire sull'autobus, hanno praticamente bloccato mettendogli l'auto davanti, hanno insultato il conducente, insomma... Una scena da Far West, non so se ce l'abbiamo, Fabrizio. Sì, se l'abbiamo dato ieri, lo potevamo, diciamo, ridare oggi. Vediamo un altro fatto di cronaca, è quello dei sassi dal cavalcavia. Centrata un'auto sulla pedemontana nei pressi di Montebelluna. Centrata un'auto, per fortuna non ci sono state gravi conseguenze come accaduto altre volte. Sono stati tre ragazzini che sono stati identificati e denunciati. Vediamo. Sono tre ragazzi con lo scooter, stanno passando ora sul cavalcavia e ci hanno tirato i sassi dal cavalcavia. Prima il sasso lanciato, poi la fuga in motorino, testimoniata dal video di chi ha visto la morte arrivare vicinissima. Sono passati pochi giorni dall'allarme lanciato su Facebook dall'automobilista toscano Alessandro Francardi e dalla moglie, di passaggio nella Marca e quasi vittime di una tragedia. E i responsabili hanno già un nome e un volto. Tre ragazzini italiani fra i 15 e i 16 anni, tutti residenti tra Montebelluna e Trevignano, la zona dove hanno trasformato una domenica come tante in una potenziale tragedia, lanciando il proiettile di pietra dal cavalcavia numero 67 lungo la pedemontana e colpendo il parabrezza dell'auto di Francardi, vivo per miracolo assieme alla moglie e al figlio. Tre giovanissimi ora indagati dai carabinieri. I militari li hanno individuati grazie a una sapiente conoscenza del territorio e dei gruppetti di giovani gravitanti in città. Riscontri raccolti sul campo, incrociati con le testimonianze, fino ad arrivare ai responsabili. Nessun precedente per loro, chiamati adesso a spiegare l'assurdo gesto. Bravata per noia o gusto del pericolo. Nel frattempo, ad essere convocati in caserma sono stati i genitori, sconvolti, come sono sconvolte le comunità di Montebelluna e Trevignano, messe di fronte a realtà che non riguardano soltanto situazioni di degrado, ma anche le cosiddette famiglie normali. Per il primo cittadino non è più tempo di giri di parole. Mi preme ringraziare le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri della stazione di Montebelluna, che hanno identificato i tre deficienti, perché questo è il loro nome. Mi sono stancato di girare intorno alle faccende, bisogna dire quello che è. Ovviamente un fatto gravissimo che poteva essere ancora più grave. Io vorrei anche ringraziare veramente la vittima di tutto ciò, che ha avuto la prontezza dei riflessi di non andare fuori strada e di segnalare in maniera ineccepibile poi i vari dettagli che hanno permesso l'identificazione di questi tre deficienti. Sindaco di Montebelluna Bordin, vediamo anche la vittima di questo agguato, che dice: sono preoccupato a questo punto per le famiglie di questi ragazzini. Vediamo.
poteva scapparci morto, poteva essere un incidente gravissimo, poteva uccidere mia moglie, mio figlio che era in macchina, che era posto nel sedile posteriore. E a noi ci è andata di lusso. Torna costantemente a quei momenti terribili, non può essere altrimenti. Sono passati solo pochi giorni dal suo allarme su Facebook. Quelle foto postate e quel messaggio che ha innescato l'indagine dei carabinieri, giunte in breve tempo a termine. Dalla sua Pitigliano in Toscana, Alessandro Francardi riavvolge il nastro. Il colpo, la paura, il sollievo per essere ancora vivi. E ora un timore che non se ne va, quello di passare sotto i cavalcavia. Io e mia moglie, in una strada deserta come era quel giorno, che non c'era nessuno, né di macchine che passavano e neppure di persone in giro, l'autostrada era completamente deserta, vedendo quelle tre persone sul cavalcavia, le posso dire che ci abbiamo pensato, ma questi cosa fanno là sopra? Non tireranno mica qualcosa. Ma nel tempo di pensare eravamo già sotto e era già arrivato il sasso. Importante, spiega che siano stati individuati, ma non c'è solo questa sensazione. Siamo genitori anche noi, spiega l'uomo, e abbiamo visto subito che quei ragazzini erano giovanissimi. In questi giorni siamo stati molto in pena, soprattutto per i genitori, che ci dispiace che succeda una cosa del genere, perché ci mettiamo nei panni di chi adesso sta vivendo questa cosa dall'altra parte. Io e mia moglie pensiamo la notte ai genitori, che se fosse stato il nostro, insomma, ci dispiace veramente tanto per la situazione familiare che si è creata, però giustamente questi ragazzi bisogna essere un attimino resi consapevoli di quello che hanno fatto. Servizio di Nicola Zanetti, Lorenzo Damiano, ragazzini violenti, aggressioni, risse, bullismo, atti davvero anche via social molto a volte davvero crudeli nei confronti dei coetanei. L'altro giorno a Treviso denunciati 8 ragazzini che rapinavano dei coetanei. A volte si dice è dovuto al disagio del Covid e quindi al ritorno alla normalità con dei traumi. Cosa ne pensi? Ma io penso che queste situazioni soggettive, collettive, culturali, intellettuali di questo secolo, del secolo che ci hanno preceduto, voglio dire, fanno parte della nostra storia, della nostra umanità e della forse poca nostra personale, soggettiva, diciamo, attività di vedere veramente dove c'è la necessità di aiutare il prossimo. E i figli, questi ragazzi che commettono queste stupidaggini, che per fortuna si sono risolti in poco o niente, dispiace però vedere anche comunque un'attività assente, e parlo alle politiche italiane e internazionali. Leggevo l'altro giorno un comunicato che non è stato ufficializzato, ma è all'interno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che per esempio le vite soppresse nelle cliniche private o negli ospedali dei bambini che non hanno avuto la fortuna di avere la vita sono arrivati a 55 milioni di bambini soppressi in tutto il mondo in un solo anno, e in 20 anni siamo a 1 miliardo di bambini che non hanno potuto avere la possibilità di vivere. Quindi dobbiamo riflettere molto bene che cosa significa educare, cosa significa amare e cosa significa soprattutto la nostra responsabilità soggettiva, politica assente completamente, in virtù del fatto che ci sono miliardi di bambini che non hanno avuto la possibilità di godere della vita e possono dirmi tutto quello che vogliono, il corpo è mio, cioè tutto quello, c'è tutto il bene e il male del mondo, però 55 milioni di bambini all'anno non hanno avuto in questi ultimi 20 anni, ma questa è una cosa che ci precede ancora, e si chiama aborto, per carità, ogni mamma, ogni papà, ogni, diciamo, famiglia ha il suo dolore, però se non abbiamo rispetto per 55 milioni di bambini all'anno che vengono sottratti alla vita, è inutile che parliamo né di politica e né di bonus e né di qualsiasi altra attività economica, perché il bambino ha il diritto di vivere. Allora vediamo, a proposito di bambini, insomma, molti ne sono stati salvati in Turchia,
dopo il terremoto. Pensate che dopo 200 ore sotto le macerie ci sono ancora delle persone vive che vengono salvate. 42.000 morti in Turchia, tra Turchia e Siria, una catastrofe spaventosa. Ovviamente sono partiti subito gli aiuti anche dall'Italia, molti mezzi partiti dal Friuli Venezia Giulia e anche del Veneto. Chiudiamo con la politica, un po' le elezioni. Vediamo, Fabrizio, vediamo a Vicenza Carlo Alberto Inghilleri che parla con il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, il quale dice: su di me il centrodestra è molto compatto. Elezioni amministrative nel prossimo maggio a Vicenza, a Treviso e in altre città importanti del Veneto. Vediamo. Spifferi a centrodestra. Sono correnti di partito o piccole crepe? Nella sfida per la poltrona di sindaco di Vicenza, il fronte di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia è compatto attorno a Francesco Rucco? Se lo sarà chiesto anche lui. E che risposta si sarà dato? Il centrodestra è compatto, a far partire dalle dichiarazioni dei segretari cittadini e dei segretari provinciali e dei partiti di questi mesi, che reiteratamente mi hanno chiesto anche la disponibilità. Poi io naturalmente ho dato una disponibilità chiara, aperta per la mia città. Io lavoro su un progetto civico, questo è un elemento ormai di chiarezza che ho voluto ribadire più volte. Lavorerò in quella direzione di un progetto civico che faccia ripartire, ricrescere, valorizzare il nostro territorio comunale, la nostra città di Vicenza. Per quanto riguarda poi quello che accade all'interno dei singoli partiti, chiaramente si devono chiarire al loro interno. Insomma, se c'è qualche frizione è tra correnti interne ai partiti, ma nessuna ricaduta sull'alleanza di centrodestra, che resta solida e con un solo unico alfiere, Francesco Rucco. Il suo progetto civico resta centrale e in caso di rielezione per altri 5 anni da sindaco, nella scelta delle donne e degli uomini che faranno parte della sua squadra di governo, assicura che adotterà criteri meritocratici. Io cercherò sicuramente di applicare dei criteri per la scelta della squadra, ma li applicherò sia nel governo cittadino che nel sottogoverno, quindi nelle aziende collegate. 3 sono i principali criteri: esperienza, competenza e consenso. Questi sono 3 criteri che credo che i cittadini possano apprezzare. Allora, questa mattina a Focus TG, nella parte dell'approfondimento, c'erano Giovanni Zorzi e c'era anche l'ex sindaco di Arcade Presti. Sentiamo cosa ha detto Zorzi sulle prossime amministrative, ma anche sul fatto che è difficilissimo oggi trovare candidati. Vediamo. Sì, beh, quello che registriamo, a parte che siamo ancora in cantiere aperto, quindi è chiaro che in questo momento le liste non difficilmente si possono chiudere, certo, così come è successo anche in passato. Però registriamo, e questo lo posso dire insomma anche in presa diretta dalla mia esperienza di segretario provinciale in questi anni, una costante, progressiva difficoltà a trovare persone disposte a mettersi in gioco per la propria comunità. Questo secondo me è un tema che va posto trasversalmente, destra, sinistra. Io ho visto anche nelle competizioni amministrative precedenti difficoltà anche da parte di forze molto più radicate di noi nel territorio della provincia di Treviso di riuscire a chiudere le liste. Ma questo va di pari passo con quello che abbiamo assistito questo fine settimana per le elezioni regionali in Lazio e in Lombardia. Un allontanamento, una disaffezione della gente dalla politica. Purtroppo noi scontiamo decenni in cui si è in qualche maniera visto la politica come qualcosa di poco pulito, di poco trasparente, un lavoro per pochi che vogliono in qualche maniera guadagnarsi la poltrona, quando non è così, perché poi abbiamo visto chi si candida, si mette a servizio della propria comunità, lo fa con grande impegno, lo fa non per un tornaconto personale, ma proprio perché vuole cercare dal suo piccolo di cambiare le cose. Purtroppo è un momento in cui la politica si trova in questa situazione, così come anche altre forme di attivismo, perché se guardiamo le associazioni di volontariato, se guardiamo anche i volontari nelle parrocchie, nei sindacati, c'è un calo di partecipazione a quello che è uno sforzo collettivo. Noi dobbiamo... Un calo di partecipazione, diceva stamattina Giovanni Zorzi, Gianangelo Boff, non solo astensionismo ma anche mancanza
di candidati, carenza di candidati. Ma diciamo che è molto difficile, è più difficile rispetto al passato trovare persone che decidano di mettersi in gioco, ma anche perché amministrare vuol dire assumersi non solo le proprie responsabilità, ma le responsabilità poi di un'intera comunità. Diventa ancora oggi più complicato anche perché, fra virgolette, questa, il fare l'amministratore pubblico in questa... soprattutto negli ultimi anni in cui ha perversato il populismo, per cui chiunque si metteva a disposizione per occuparsi della cosa pubblica era per definizione qualcuno che lo faceva con scopi diversi da quelli semplicemente di mettersi a disposizione della comunità, è ovvio che questo ha ingenerato anche in molti un po' una disaffezione nel potersi candidare, perché è ovvio che se uno poi viene tacciato subito solo semplicemente perché si candida ad amministrare la propria comunità di qualcosa che magari non gli appartiene, dice ma perché lo devo fare, soprattutto nelle piccole realtà, è sacrificio, vuol dire essere a disposizione dei propri cittadini giorno e notte, perché a volte ti tirano giù dal letto di notte, ci sono dei problemi, devi intervenire, hai responsabilità dirette, anche qui andrebbe messa a mano la legislazione, perché voglio dire un amministratore, un sindaco di un piccolo comune che fa il sindaco, e qui andrebbe spiegato alla gente, cioè se fa il sindaco per i propri cittadini, lo fa veramente, dovrebbe commettere come minimo, diciamo, in una settimana un 3-4 abusi d'ufficio dovrebbe farli ogni settimana. Perché per quella legge italiana dice questo, cioè un sindaco che fa bene il sindaco, che quando un cittadino lo ferma in piazza, va in comune, cerca di risolvere il problema, è abuso d'ufficio, punto. E ne fa 3-4 alla settimana se vuole far bene il sindaco, se no non fa bene il sindaco. E per questo voglio dire, ci vorrebbe anche, fra virgolette, uno Stato che non parta dal fatto che siccome qualcuno si comporta male, tutti gli altri devono condizionare la propria vita. Io vorrei vivere in uno Stato dove chi sbaglia viene punito severamente, ma gli altri devono essere lasciati liberi. Noi invece continuiamo a fare normative, continuiamo a produrre normative che sono sempre più restrittive, sempre più vincolanti, semplicemente perché siccome qualcuno si comporta male, allora condizioniamo anche tutti gli altri, così chi in realtà ha la volontà di comportarsi male lo fa comunque perché tanto passa impunito, perché non li puoi punire tutti, e complichiamo la vita a tutti gli altri. Quindi questo è anche uno dei motivi per cui ricordiamo la notizia di questi giorni, sì. Finalmente Berlusconi è stato assolto per la 156esima volta. E quindi cioè, uno che si pone a far politica e dice voglio fare vita attiva in politica, voglio mettermi a disposizione dei miei cittadini, e poi voglio dire, Berlusconi se l'è potuto permettere, ma quanti non hanno avuto il modo e la forza di Berlusconi per potersi difendere, magari semplicemente per mettersi a disposizione della propria comunità, si sono messi nei guai. Anna Maria Vigone è stata sindaca di Povegliano Veronese, lo rifarebbe, si ricandiderebbe sindaco, che è un mestiere difficile, intendiamoci, non è una passeggiata. Non è una passeggiata, dice giustamente il direttore, perché effettivamente c'è una responsabilità incredibile. Non è solo questione di indennità, che è sicuramente importante, dovrebbe, come è stato fatto dal governo, in 3 anni verrà quantomeno aggiornata, tenendo conto che comunque il sindaco ha una responsabilità diretta molto molto pesante e grave anche nei confronti poi di chi sono i propri dipendenti, perché anche se c'è una normativa dove nominiamo i dirigenti, di per sé insomma c'è un obbligo di controllo, c'è sicuramente una responsabilità che di fatto pone il sindaco in gravi difficoltà molto spesso. Non è che magari si violi sempre la normativa sull'abuso d'ufficio, però sicuramente insomma il rischio c'è, e senza tener conto che poi siamo a diretto contatto con tutti i cittadini, e questi che hanno difficoltà indipendentemente dalla competenza, che sia del sindaco, della provincia o della regione, comunque si interfaccia esclusivamente col sindaco e coi consiglieri che difficilmente riusciamo a reperire nei paesi, la cui indennità sicuramente va aggiornata. È un consigliere, non è possibile che prenda 30 euro a seduta o comunque insomma sui 200-300 euro l'anno. Questi vanno rivisti assolutamente, perché anche se non hanno responsabilità diretta, di fatto insomma vediamo che le liste da comporre sono sempre più difficoltose, per cui bisogna pensare anche a questo. Un'amministrazione deve essere compatta e deve rispondere ai cittadini, ma lo deve fare ovviamente con del tempo, e se non diamo la possibilità di dare un'indennità o quantomeno dei permessi pagati ai consiglieri, sicuramente
sicuramente, insomma, non mettiamo nelle condizioni l'amministrazione di lavorare bene. Detto questo, volevo però prendere l'occasione, due secondi, di rispondere per quanto riguarda, che dicevamo prima, dell'inquinamento. Benissimo, per quanto riguarda l'industria, teniamo presente che io parlavo dell'inquinamento dove lo Stato può intervenire. Per quanto riguarda l'aria e le abitazioni, abbiamo l'Italia che è uno tra i paesi più inquinati per l'aria, abbiamo circa 50.000 morti l'anno per questo problema, per cui insomma io credo che le mani potremmo metterle e probabilmente passando anche da quella che è l'autovettura elettrica, abbassando i costi, perché insomma rischiamo veramente che diventi una cosa solo per ricchi. Grazie, grazie a Anna Maria Bigon. Chiudiamo con una massima di Massimo Cacciari: se gli elettori disertano le urne c'è un problema di legittimità del voto. Il filosofo dice: la sinistra non esiste, la gente non va allo stadio se conosce già il risultato, l'Italia non si è melonizzata se nelle due regioni più importanti si esprime uno su tre. Lo avremo in diretta tra pochi giorni. Massimo Cacciari. Cioè, Stimo Massimo Cacciari, però non credo sia un problema di legittimità, perché è questione di libertà. Il problema è che i cittadini sono disaffezionati e quindi stanno lontani dal voto perché il meccanismo non consente loro di esprimere quelle che sono le aspettative. Cioè, attraverso il voto il cittadino vuole vedere realizzato quella che è la sua aspirazione. Se non gli dai questo sfogo, se per esempio, direttore, concludiamo con i fuochi d'artificio, tu voti per l'autonomia al 98,1% e dici sì, e poi ti prendono in giro per 1900, siamo a 2000 ormai quasi, adesso è saltato, cioè, non vedo i titoli più, di cosa? Non vedo più 1943, 44, ecco, quindi quasi 2000 giorni. Questo è il motivo per cui la gente... quando girano i titoli di coda... Sì, questo è il motivo per cui la gente... Quindi non è un problema di legittimazione, il problema è che si è anche liberi di non andare a votare, ma quando ti prendono in giro, giustamente, fai anche delle scelte che sono quelli di abbandonare il quadro. Posso aggiungere una cosa? Sono d'accordo con lei, però c'è un aspetto che nessuno ha colto. Si è detto appunto che sono andati a votare il 37,7% degli elettori ed è la percentuale più corretta. E si è andato a votare non per le politiche, per le regionali, per quell'istituzione che dovrebbe essere quella un po' più vicina. L'ultima volta che le elezioni regionali sono avvenute senza il traino delle politiche è stato nel 2010 e andarono a votare il 72% dei votanti. Ora, possibile che la politica non si faccia una domanda relativamente al fatto hai perso oltre il 30% non di consenso, di fiducia da parte dei elettori, i quali non vanno a votare, tanto dicono non cambia niente, perché questa è la realtà, non è una disaffezione verso un'istituzione come la regione, tra l'altro, che è quella più vicina sicuramente e che dovrebbe essere, come tutti abbiamo votato, alla quale andrebbero aumentate le competenze. Però è evidente che se dal 2010 al 2023, in 13 anni, oltre il 30% delle persone non sono andate a votare, non è come dice Cacciari perché sapevano già il risultato, perché non ci credono più, non vedono assolutamente nessun vantaggio nell'andare a votare e nell'esprimere un diritto democratico. E questa è la domanda che si dovrebbero fare. Tanto i vincitori quanto i vinti hanno perso credibilità. Tutti. E il sistema, e ha ragione qua Cacciari, viene meno la legittimità, perché quando tu prendi il 50% o il 37%, tu voti, certo, tu governi col 17% delle persone, è inammissibile. Allora, grazie a tutti, davvero grazie molte per aver partecipato a Focus. Occhio alla nebbia perché c'è un nebbione densissimo. Saluto, grazie molte a Anna Maria Bigon del Partito Democratico, grazie, in consiglio regionale. Grazie Bigon, grazie molte. Alla senatrice Guidolin del Movimento 5 Stelle, grazie, buon lavoro. Buon lavoro, senatrice, grazie molte. Grazie a Pamela Cesario Greggio, modella di origine brasiliana, pallavolista, non sapevo. Ex pallavolista ed ex anche Miss Treviso. Esatto, esattamente. E questo sì, mi pare nel 22. Sì, scorso 22, anno, esatto. Complimenti. Sì, grazie. Ancora Amerigo Vianello, fotografo, calendari di grande
qualità. Alessio Morosin, il fondatore di Indipendenza Veneta, avvocato. Grazie, grazie. Buonasera. Grazie molte. Gianangelo Boffa, deputato della Lega e sindaco di Tarso. Grazie, buonasera. Grazie Boffa. Francesco Pontelli, economista, professore. Grazie. Grazie mille dell'invito, buonasera a tutti. E Lorenzo Damiano, dei pescatori di pace, che avremo grazie, comunque qui molte altre volte. Fabrizio Bazzoni in regia con Tony Polla, se non ricordo male. E ci vediamo domani sera, no, domani sera con Focus, e invece domani mattina con Focus TG alle 12:15. Grazie molte, buonanotte, arrivederci.